Buonasera a tutti, bentrovati a tutti. Siamo in tanti perché l'argomento è molto importante. È un argomento per la città decisivo, insomma, è un argomento di cui tanto si parla, ma le soluzioni non appaiono così facili. Ecco. L'argomento è la casa, l'argomento è residenza in questa città, a Venezia. E questa stanza l'abbiamo creata appunto per ascoltare varie voci e anche per capire come questo tema, legato anche naturalmente al tema turismo, viene anche declinato in altre città europee. Questo perché abbiamo la necessità di uscire da questa nostra dal nostro perimetro per capire anche se si può andare a pescare qualcosa di diverso, visto che l'amministrazione, almeno locale, non mi risulta, ma forse mi sto sbagliando, che stia facendo nulla per questo tema. Se esiste chi arriva in un'agenzia immobiliare e si sente dire che non c'è nulla di affittabile per i residenti, significa che il problema c'è. Se un'amministrazione non dà risposta a chi non può permettersi un affitto troppo alto e quindi non può permettersi e quindi non viene ammesso nel mercato libero, e se l'amministrazione a questo non dà risposta, questo è un altro problema. Quindi oggi di questo discutiamo e discutiamo con ospiti importanti. Non ve li anticipo, la locandina lo diceva, sarà Franco Migliorini che guida il dibattito. Io cedo la parola adesso a Michele Boato, che appunto in questa stanza fa anche lui gli onori di casa. E mi permetto di salutare Laura Fregolent perché da tanto che non la vedevo e devo dire che lei è una di quelle dei docenti UAV che veramente si interessano del territorio. Io la ricordo quando ero in municipalità. Come relazionava ai ragazzi la situazione della città attraverso i contatti diretti con i consiglieri, e ci portava in giro e ci faceva parlare con i ragazzi, e è così, insomma, che si arriva anche a comprendere tante cose e a farle capire. Detto questo, cedo la parola a Michele Boato. E Grazie. 2 settimane fa abbiamo fatto un forum come questo, locale, però senza ospiti esterni, diciamo, sullo stesso tema, la casa, con Renzo Scarpa, il consigliere comunale uscente, con Giancarlo Ghigi e tanti altri, anche dei presenti, Maria Rosa e così via. Il tema della residenza è emerso come un tema centrale, cosa che normalmente nel nostro dibattito non avveniva, nel senso che noi abbiamo affrontato i temi dei parchi, i temi dell'inquinamento della laguna, ma pochissimo il tema della residenza, e scoprire che ci sono 1.000 quasi case pubbliche lasciate vuote, di cui 200 almeno potrebbero essere con poca spesa rioccupate, anche con contratti del tipo a costo zero per il comune, dando all'inquilino il compito di rimetterle a posto. Ci sembra che questo tema sia fondamentale per un futuro, soprattutto delle nuove famiglie, ma non solo, anche degli anziani in questa città. Quindi il tema è importantissimo. Io mi fermo e lascio la parola. Pronto, Non mi avete Carlos? sentito perché avevo il microfono spento? No, ti abbiamo sentito con qualche buco. Ah, ho visto Però adesso. il grosso l'hai detto, lo abbiamo sentito, Vai cioè. tranquillo. Beh. Va bene, allora, nel presentare questa conferenza Zoom, raccogliamo un lavoro che avevamo impostato oltre un anno fa e non siamo mai riusciti a portare a termine, però l'occasione dell'uscita di questo paper di Giacomo Salerno e di Paolo Russo dà l'occasione di raccogliere i due temi, e cioè quello della Casa Venezia e quello del turismo, perché uno senza l'altro non è spiegabile.
Qual è, diciamo che il pregio del paper è questo che, scusate il telefono che mi suona, ecco, naturalmente quando uno deve. Boh, il tema di qual è? Che l'amministrazione non parla del problema della casa, non solo, ma ci interessa posizionare Venezia sia rispetto alla situazione italiana sia rispetto alla posizione europea. Sono queste due cose, europea rispetto al turismo, italiana e veneta rispetto alla casa. Qual è il punto di partenza? In città esistono quasi circa 120.000 alloggi, censimento del 2011, ma vale grosso modo ancora oggi. Di questi 10.000, circa 10.000 attualmente sono vuoti. Di questi 10.000 vuoti, quasi 2.000, 1.800, sono i dati di Occio, che poi Orazio spiegherà meglio, quasi 1.800 sono vuoti, sono pubblici e sono vuoti. Gli altri 8.000 sono alloggi divisi, parliamo sempre della città, quindi Venezia e Mestre, sono divisi tra Venezia e Mestre, con prevalenza 5.000 Venezia e 3.000 Mestre, sono quelli che in larga misura sono finiti in Airbnb. Non è detto che questo sia il tutto del vuoto, perché può darsi ci siano, ho qualche testimonianza empirica, diciamo, anche dove abito io c'è un appartamento vuoto che non è Airbnb, viene usato 10 giorni all'anno, quindi anche quello è vuoto, quindi probabilmente lo stock vuoto è più dei 10.000. 10.000 su 120.000 è circa l'8%, tantissimo. Da un punto di vista fisiologico è il 2-3% di alloggi vuoti in una città, 2-3-4, ma 8-9% è tantissimo. E infatti gli effetti si vedono, la gente non trova casa, tutte le cose che scrivono i giornali sono tutte vere. C'è in atto lo spopolamento di Venezia e di Mestre, anche attenzione, non solo Venezia, anche Mestre, Venezia si sa, Mestre un po' meno, la gente non trova casa e quindi va verso le periferie, ma quelli verso le periferie, verso le cinture urbane, prima e seconda cintura. Il problema peggiore è quello dei giovani, i quali se fanno fatica a trovare lavoro, comunque non trovano casa a Venezia, a meno che non godano di una situazione privilegiata. Ma questa è una minoranza. Quindi se ne vanno soprattutto i giovani che vanno in cerca sia del lavoro che casa altrove. Questa è la cosa peggiore. Il mercato dell'abitazione dato solo all'albero di scambio non ha mai funzionato, questo lo si sa da oltre un secolo. E serve la politica della casa urbana, è una politica che va regolata, sostenuta, un'offerta pubblica, di cui ci sono tantissimi esempi in Europa, anche in Italia. Franco, ti abbiamo perso. Dove sei andato? Franco. Franco. Sì, temo che si sono proprio disconnesso. Adesso proviamo a riconnetterlo in qualche modo. È qua Franco, c'è. C'è. È nella seconda. Ma il microfono in muto. E hai il Sì, microfono non ho fatto chiuso. niente. E hai il microfono chiuso. Adesso ho il microfono aperto. Ecco. Ecco, Mi bravo sentite? Franco. Adesso sì, Franco. Ecco. Qual è il punto dove si è interrotta? Lascia gli altri. Che non basta il mercato. Ok, va bene. No, il mercato non risolve il problema, questo lo si sa da sempre. Occorre una politica della casa che accompagni in generale, che sia una delle componenti fondamentali della politica urbana. Ma una cosa che voglio dire, Venezia lo è per ragioni che sappiamo, ma soprattutto a confronto con le altre città venete, Venezia sta perdendo terreno. Per una ragione abbastanza precisa, perché la sua economia è poco legata all'entroterra veneto, è molto dipendente dalla domanda esterna,
cioè dalla domanda turistica. La pandemia lo ha segnato in modo evidente, va via il turismo, crolla l'economia veneziana. Il crollo del turismo ha fatto danni a tutti, ma a Venezia molto di più. Il mercato del lavoro veneziano è un mercato del lavoro di più bassa qualità nell'insieme, nella sua stratificazione per tipologia del lavoro, di più bassa qualità rispetto alle altre città venete. Perché? Perché le altre città venete hanno un'economia dei servizi rivolta a un'entroterra industriale che per quanto riguarda Venezia è modesto, mentre è molto forte quello turistico, ma il mercato del lavoro turistico è un mercato di bassa qualità, di bassa qualificazione, che faticosamente evolve verso qualcosa di meglio. Questa è una situazione che va tenuta presente, perché questa città si sta in certa misura staccando dal resto della regione. Questo è un altro dei problemi di cui forse non tutti i cittadini veneziani hanno consapevolezza, ma va tenuto presente. Con questo chiudo e vorrei dare la parola a Giacomo, il quale però va ha bisogno delle slide che adesso vado a prendere. Va bene. Beh, intanto ne approfitto allora per ringraziare dell'invito e dell'occasione per fare, per fare una discussione articolata con tutti i presenti e che tocca poi tanti, tanti temi che riguardano la casa. E, diciamo, il nostro lavoro, il paper che abbiamo scritto io e Paolo, è un testo, diciamo, di ricerca, un testo accademico, non esaurisce tutto lo spettro delle cose di casa, chiudete i microfoni, perché dicevo, per parlare di casa bisogna parlare anche di ERP e ci sarà un intervento su questo, bisogna parlare di politiche abitative, bisogna parlare di tutto quello che diciamo comprende il tema della casa. E noi abbiamo provato a fare un ragionamento fondamentalmente sul tema delle locazioni turistiche e sugli affitti brevi e di come queste impattino sul mercato della casa dentro un contesto diciamo di una città che soffre di overtourism in maniera conclamata. Non abbiamo prodotto dati particolarmente nuovi che le altre persone esperte che ci sono qui probabilmente conoscono, né diremo cose che la stragrande maggioranza delle persone che a Venezia vivono, insomma, bene o male le sanno. Abbiamo però provato a sistematizzare i dati che ci sono, che sono disponibili, quelli ufficiali, quelli delle ricerche diciamo uscite negli ultimi anni, per provare a dare una lettura di un fenomeno, di che cosa sta succedendo a partire dal momento in cui le economie di piattaforma intervengono e aggravano una situazione già ampiamente deteriorata per quanto riguardava il diritto alla casa e per quanto diciamo riguardava la turistificazione della città, che non è certo una cosa che è nata con Airbnb. Ci sono le slide o vado? Sì, scusate, Giacomo Salerno. Sto cercando di mandarle a Carlos, perché è lui che gestisce la piattaforma. D'accordo. Comunque tu prosegui, che fra poco arrivano le slide. Franco, scusa, una cosa tecnica. Siccome Carlo sta curando la diretta Facebook, non lo so se riesce a fare questa cosa, quindi... Allora, se mi... O puoi anche metterle su tu, Giacomo, comparti lo schermo. Posso anche farlo io, forse? Eh? Sì, dovresti avere il permesso di farlo. Ti devono abilitare. Basta che ti abilitino. Dovrebbe essere già... abilitare perché non lo sono. Ah, no? Non hai sotto la cosa verde con scritto compatibile? Sì, schiacciando mi dice host disabled attendee screen sharing. Ah, ecco. Prova adesso. Ok. In un momento d'attesa potete dire anche i cognomi, nome e cognome, per piacere? Sì. Giacomo Salerno sta parlando. Grazie. Si vede lo schermo? Quelli che non hanno scritto sotto. Sì? Sì. Così la gestisco. Quale funzione hanno, anche se è possibile, per sapere le...
quale funzione, anche se hanno qualche... Giacomo sì, Salerno allora... è autore del paper assieme a Antonio Paolo Russo. Mi presento meglio, sono veneziano, faccio ricerca in studi urbani, attualmente alla Sapienza di Roma, vivo tra Roma e Venezia, sono anche parte di OCIO, l'Osservatorio Civico, per cui c'è anche con noi Orazio che parlerà dopo me, Paolo, e faccio ricerca fondamentalmente sui temi del turismo e del diritto alla città, così ho fornito un minimo di coordinate. Allora, partiamo subito, ho provato a fare una piccola premessa introduttiva, provo a entrare nel merito del lavoro che abbiamo fatto io e Paolo. Abbiamo parlato di Venezia come short term city, non è tanto un vezzo di inventarsi tutte le volte una parola nuova per definire qualcosa che magari conosciamo, appunto la città turistica, la città satura di turisti, turistificata o come vogliamo dirla, ma era un modo per noi per provare a capire se sta avvenendo quello che ci sembra stia avvenendo, ossia un salto di scala nella turistificazione di Venezia, un salto di scala che è rapportabile a, diciamo, l'esplosione delle piattaforme Airbnb su tutte e all'esplosione della pratica della locazione turistica e degli affitti brevi. Questo, per analogia, come la casa è diventata una casa che si può mettere in short-term rental, ci ha fatto, diciamo, pensare all'idea che sta avvenendo qualcosa di più di quello a cui ogni veneziano è abituato ormai da decenni, ossia che siamo pericolosamente sull'orlo di passare a una città che in prospettiva diventa una short-term city, esattamente come una casa diventa facilmente uno short-term rental. Che cosa vuol dire molto banalmente? Vuol dire una città pensata, costruita, organizzata, amministrata, e la politica ce lo sta anche dimostrando, più in funzione di una popolazione in transito, piuttosto che in funzione di una popolazione residente, dalla città appunto come civitas, stabile, radicata, permanente, poi con tutti i flussi differenti che una città contemporanea hanno, di certo non parlo delle città antiche a cui non si può tornare per come erano, però comunque una città basata su una popolazione residente. Diceva D'Eramo nel suo libro, che magari ha tanti difetti perché pare che non ci dia nessuna ancora di salvezza, però ha molti pregi, ci diceva che questa soglia in cui si passa da una città che vive anche di turismo a una città turistica o a una short-term city per l'appunto, è quando i residenti sono costretti a usare servizi pensati per i turisti e non più il contrario. Su Venezia questa cosa appare abbastanza emblematica, come vediamo dalle questioni che riguardano dai musei civici ai trasporti pubblici in fase di pandemia. L'altra cosa che ci interessava tentare di capire era se questo modello fosse in qualche modo sostenibile o, come diciamo noi, resiliente. Proviamo a utilizzare questa cornice teorica della resilienza urbana, perché ci sembrava che molti dibattiti, diciamo, incentrati sul tema del turismo sostenibile, della sostenibilità della destinazione turistica, sulla capacità di carico della destinazione turistica, fossero delle cornici concettuali che non ci facevano uscire da un'impostazione che non è stata in grado di dare delle risposte. Cosa voglio dire con questo? A noi interessa parlare della capacità della città, in qualche modo, di riprodursi socialmente, non tanto della capacità dell'industria turistica di essere sostenibile di per sé. Parlare di resilienza è per noi parlare della capacità di questo sistema urbano, se sottoposto a una pressione esterna di shock, come ad esempio la pandemia ci ha mostrato, di riprendersi, di tornare alla sua condizione iniziale, oppure di evolvere verso una sistemazione più giusta e più sostenibile. Per cui abbiamo provato a utilizzare questa cosa. Non è solo una cosa di giochi di parole accademiche, ha delle implicazioni in termini di politiche che poi possono essere adottate sulla base di un'analisi o dell'altra, e ci arrivo alla fine. Poi appunto, infatti, tentiamo di parlare di quali politiche andrebbero adottate nello specifico rispetto al tema delle locazioni turistiche, degli affitti brevi e delle politiche della casa.
vado velocissimo perché ognuno di noi sa che cos'è la città turistica in cui viviamo, e però ci piaceva appunto fissarci un attimo su delle fasi diverse di questa turistificazione. Diventano molto più evidenti se guardiamo questo grafico, che comprende dei dati, anche questi, non nuovi, ma che ci permettono di leggere delle dinamiche complesse. Qui vedete a confronto i dati della popolazione residente tra centro storico, terraferma ed estuario, comparati con i dati dei pernottamenti turistici negli anni. Allora, prima parlavamo di tre fasi della turistificazione a Venezia, no? Si basa su altri studi fatti per esempio da Zannini, questo qui. Qui si dice c'è una prima fase, diciamo, parliamo del Novecento e parliamo prevalentemente del dopoguerra, perché se andiamo fino alla caduta della Serenissima non ne usciamo più, ma si potrebbe fare. E c'è una prima fase che dura, diciamo, fino agli anni Ottanta, in cui una destinazione di elite, in cui il viaggio d'elite piano piano tende ad evolvere verso una condizione di turismo di massa, in cui c'è una costante, un costante aumento dell'offerta ricettiva, prevalentemente alberghiera. C'è poi una seconda fase che inizia negli anni 90, dopo quel plateau, dopo quella fase di stallo che vedete attorno agli anni 80, in cui si era un po' fermata la crescita, diciamo, del comparto turistico. C'è una fase negli anni 90 che corrisponde alla fase, diciamo, di esplosione del nuovo tipo di turismo, dei voli low cost, dell'inizio di internet come piattaforma di intermediazione per l'offerta turistica, e che a Venezia si traduce molto praticamente in allentamenti normativi, liberalizzazione, cambi di destinazione d'uso, e che fa scattare verso l'alto specialmente, diciamo, la ricettività extra-alberghiera. C'è poi una terza fase che comincia, lo vedete in questo grafico, nel 2008 con la nascita di Airbnb, ci metterà un po' a entrare a sistema la cosa, ma che porta, diciamo, la turistificazione a livelli sempre maggiori, per non dire esponenziali. Quella discrepanza che vedete rispetto agli arrivi nell'estuario è lo scorporo del comune di Cavallino, quindi ci sono una serie di altri elementi che compongono il problema del turismo e della città e della residenza: la dimensione dei cosiddetti escursionisti, la dimensione metropolitana ha effettivamente un peso importante sulla pressione turistica, ma noi ci vorremmo concentrare prevalentemente sulla trasformazione della casa, di quello che è l'elemento base dell'abitare una città, in infrastruttura turistica e attraverso le piattaforme, e ci vorremmo concentrare su questo particolarmente riguardo alla città storica. Quindi, dentro un quadro generale, alla fine l'obiettivo è anche modesto, se volete, ma si tenta di essere un po' precisi su quello che va a succedere. Allora, qui in quest'altro grafico potete vedere esattamente uno zoom in qualche modo sugli ultimi anni e su questa fase che abbiamo chiamato terza fase, ma insomma sulla piattaformizzazione della casa. E vedete che improvvisamente, a fronte di un'offerta ricettivo alberghiera che aumenta sempre ma aumenta poco, gli ultimi anni hanno enormemente aumentato l'offerta ricettiva, ma l'hanno fatto impattando fondamentalmente sulla casa, sulle abitazioni private che le piattaforme permettevano di mettere a reddito all'interno dell'economia, diciamo, drogata dell'industria turistica. Dico drogata perché gli effetti di questa trasformazione della casa da diritto, da strumento per abitare, a asset finanziario da impiegare in un'economia speculativa, ha degli effetti molto pesanti rispetto alla possibilità poi di accedere al mercato della casa, come chiunque di noi abbia cercato una casa in affitto a Venezia sa. Quindi questo picco fa sì che negli ultimi anni, con il boom delle locazioni turistiche, l'offerta extra alberghiera abbia sorpassato a Venezia
l'offerta alberghiera. Cosa abbiamo fatto poi? Abbiamo provato a capire che cosa questo comportasse. Allora, io provo a non annoiarvi eccessivamente con i numeri, i dati, non ho fatto tante slide, sono quasi finite, ne mancano due. Se volete, cioè nel senso nell'articolo abbiamo analizzato nel dettaglio quelli che sono le dinamiche dei prezzi, quelle che sono il favore che si ha da parte del proprietario nell'affittare sul mercato turistico piuttosto che in quello residenziale. Abbiamo tentato di analizzare una serie di dinamiche economiche attorno a questo, però qui ho elencato per punti alcune cose. Allora, si assiste attraverso, diciamo, il proliferare dell'ospitalità di piattaforma, quindi di Airbnb e delle varie altre piattaforme come Booking, Home Sharing, eccetera, a un riorientamento delle strategie di mercato del settore proprietario. Cioè, improvvisamente, come dicevo, la casa diventa un asset finanziario che dà origine anche a una serie di attività che arrivano anche dall'esterno, di attività speculative che vanno sempre più in città turistiche come Venezia, ma nei centri storici di molte importanti città globali europee, a utilizzare lo stock abitativo come fondamentalmente occasione di investimento. Sono strategie buy to rent, solo che il rent, cioè, si acquista per affittare, ma non si affitta più dentro a un mercato residenziale che non è più in grado di competere con una domanda che ormai è globale. Grazie all'estrema mobilità, per l'appunto, dei flussi turistici, quando un residente si trova a scommettere, no, sul prezzo dell'affitto, non sta più competendo con gli altri residenti e con il mercato immobiliare locale, ma sta competendo con un mercato che ormai, grazie alle piattaforme, grazie anche allo spostamento delle persone, è un mercato globale in cui viene priced out in qualche modo, e questo è diciamo abbastanza evidente. Questo ha come effetto, appunto, l'espulsione dei residenti è un fenomeno che a Venezia ha il nome dell'esodo, e non è nato con Airbnb, è certamente nato molto prima, se ne parla almeno dagli anni 50. E però se in un primo momento, come molte associazioni di categoria che fanno anche della locazione turistica per l'appunto il loro mestiere, dicono appunto l'esodo è cominciato prima, noi non c'entriamo nulla, se può essere vero che in un primo momento diciamo l'industria turistica ha solo in qualche modo colmato dei vuoti che erano presenti in città, con le nuove possibilità offerte dalle piattaforme non si tratta più di colmare vuoti, ma improvvisamente si diventa diretti concorrenti della possibilità di utilizzare la casa come luogo di residenza. L'espulsione dei residenti è, qui abbiamo segnato, o altre popolazioni strategiche per la città, abbastanza lampante, è il destino, diciamo, delle case per studenti, che decenni fa erano additati come i primi magari responsabili di una carenza degli alloggi o di gentrification, se vogliamo dirlo, perché in effetti avevano il vantaggio di stare in città meno tempo ed essere maggiormente, tra virgolette, spennabili. Con le nuove diciamo possibilità definite dal mercato turistico, anche gli studenti sono tendenzialmente sempre più cacciati verso la terraferma, perché una popolazione con ancora più potere d'acquisto e con ancora minore stabilità e quindi tempi di occupazione dell'appartamento si sostituisce anche agli studenti, con gli effetti molto gravi che può avere dal punto di vista di chi si auspica una città viva e vivace. Ok, devo finire e passare la parola a Paolo. Vi faccio vedere solo l'ultima cosa, che è la mappa di questa short term city di cui abbiamo parlato. Probabilmente chi conosce il lavoro di Ocio e dell'osservatorio ha già visto delle mappe simili. Questa infatti l'ha fatta espressamente per noi Alice Corona, sulla base di dati e di mappe simili che avevamo costruito con l'osservatorio. Abbiamo cambiato leggermente la scala.
E questa è, diciamo, una rappresentazione iconica immediata di cosa intendiamo per short term city, cioè una città in cui oltre metà della sua superficie nei singoli isolati sperimenta un rapporto all'incirca di 1-1, se non superiore, tra posti letto turistici, qui sia sulle locazioni turistiche che sugli alberghi, e residenti. Per cui adesso lascio la parola, sono andato volutamente più lungo di quello che sarà Paolo, ci eravamo messi d'accordo, lascio la parola a Paolo sulle conclusioni e gli lascio l'ultima slide condivisa dal mio computer, ma a questo punto sì. Va bene, grazie Giacomo. Allora mi presento anche io sono Paolo Russo, sono professore di geografia urbana all'Università Rovigo del Cigli a Tarragona, in Spagna. Sono anch'io veneziano, andatomene già più di 25 anni fa, quasi, però ovviamente vincolato comunque a Venezia dal punto di vista affettivo e familiare. E questo, intanto vorrei prima di tutto ringraziare anche Giacomo di avermi dato la possibilità di aggiungermi a questo lavoro e in questo modo di avermi dato la possibilità di tornare a studiare Venezia, che era un po' il centro del mio percorso di ricerca nelle fasi iniziali della mia carriera accademica, e poi dopo ovviamente ho fatto molte altre cose, però io credo che parlare di Venezia e del problema della trasformazione della città generata intorno alle pratiche turistiche, alle mobilità, è un tema attualissimo, ovviamente. Lo era fino a gennaio dell'anno scorso, quando stavamo parlando di overtourism, cercando anche di capire in una maniera un po' nuova che cosa stava succedendo alla città in generale di fronte alle tendenze di espansione del turismo e delle pratiche speculative che in questo momento stanno alimentando la crescita del turismo. E poi anche dopo gennaio 2020, con il Covid, ci troviamo di fronte a un mondo abbastanza trasformato dal punto di vista della mobilità, ovviamente, dove alcune delle cose che diciamo continuano ad avere senso se pensiamo oggi a quella che è la pressione per rimettere in piedi economie che sono state duramente colpite. Oggi in tutte le grandi destinazioni turistiche d'Europa il dibattito è se bisogna salvare il turismo, se bisogna salvare i lavoratori turistici, che è una cosa leggermente differente, se bisogna approfittare di questo vuoto per ripensare fondamentalmente il modello turistico, il modello di sviluppo turistico delle città, se bisogna usare i fondi europei di forma strategica per, anziché tenere in piedi artificialmente un settore che si dimostra vulnerabile e dimostra soprattutto di generare grandi costi esterni, tanto ambientali come sociali, nelle destinazioni turistiche, se invece non è il caso di usare questi fondi per la recuperazione, per potenziare settori produttivi che effettivamente possano generare una crescita economica endogena e sostenibile nelle città. Alcune linee, diciamo, finali di conclusioni, discussioni, anche per rimettere la palla al dibattito che spero seguirà. Nella nostra maniera di approcciare questo tema, ovviamente partiamo da una constatazione. Le città cambiano e si trasformano continuamente, storicamente, si trasformano con l'economia, si trasformano con la società, con la geopolitica, con la cultura, e non c'è niente di strano in questo. Ovviamente di fronte a grandi trasformazioni sempre si creano vincitori e perdenti. Però in un certo senso lo stato del welfare state si occupa appunto di, dovrebbe occuparsi di mitigare gli effetti negativi per quelli che sono i perdenti e operare nel senso della redistribuzione. Però molte di queste idee sulla trasformazione sociale delle città sono state svincolate o comunque sono state superate da un nuovo assetto sociale mondiale in cui la cittadinanza è mobile.
la cittadinanza si muove per fare turismo, si muove per molte altre cose e si va di fronte a un progressivo svincolamento della società dai luoghi in cui vive. O, detto in altre parole, la gente vive in tanti posti per periodi brevi di tempo. Il che fa sì che nei luoghi che sono particolarmente attrattivi per differenti tipi di mobilità, la mobilità dei lavoratori di alto livello, per i profughi, per quelli di basso livello, per gli studenti, per i turisti e molte altre mobilità, i luoghi che sono particolarmente attrattivi hanno un problema, che siccome sono dei luoghi circoscritti, dove lo spazio è finito, in questi luoghi si viene a generare una pressione che può implicare il fatto che le popolazioni stabili, le popolazioni sedentarie, residenti di questi luoghi, strutturalmente sono in difficoltà. C'è un sociologo famoso, Martinotti, che teorizzava questa idea che la città sostenibile è una città che riesce ad accomodare molti tipi di popolazioni diverse. Beh, oggi è diventato abbastanza chiaro che la forza di espansione delle mobilità, soprattutto delle mobilità turistiche, che usano le città per periodi molto brevi di tempo, è molto difficile da conciliare con il mantenimento di una popolazione residenziale. Fino all'anno scorso stavamo parlando di overtourism e l'overtourism segnala un fenomeno che negli studi turistici conosciamo da molto tempo, gli eccessi del turismo, però che veniva studiato solo in relazione con pochi posti nel mondo e quindi quasi come una eccezionalità, una straordinarietà. E Venezia è sempre stata il posto che si è studiato fin dagli anni 70 come il posto dell'overtourism, anche se non utilizzavamo questa parola. La novità, diciamo, nello studio dell'overtourism è stata che oggi applichiamo le categorie analitiche dell'overtourism non a qualche isoletta del Mediterraneo, a Venezia, a qualche città che tutti conoscono in Europa, ma lo applichiamo a qualsiasi categoria di luogo, anche alle grandissime città, le città globali mondiali, dove comunque esistono dei centri storici o no, molto attrattivi e dove stanno prendendo piede gli stessi fenomeni di espulsione della popolazione locale, soprattutto dei gruppi più vulnerabili, nella stessa misura in cui negli ultimi 40 anni Venezia ha perso residenti. Io mi ricordo quando sono venuto a vivere in Catalogna, a Barcellona, 15 anni fa, quando tutti erano super contenti di come stavano andando le cose dal punto di vista dello sviluppo turistico di Barcellona, che si stava affermando come una delle grandi destinazioni turistiche mondiali, alcuni di noi dicevamo, occhio, che da qui a diventare come Venezia il passo è molto breve e ovviamente in quel momento ci ridevano dietro e 6 anni fa è stato ufficialmente ammesso che il trend era quello della venezianizzazione e che bisognava fare qualcosa, facendo incazzare moltissimo il sindaco nostro, tra l'altro, e che bisognava fare qualcosa per fermare questo fenomeno. E Barcellona è anche uno dei pochi posti, poche città in Europa che effettivamente ha messo in piedi una serie di politiche per contrarrestare il fenomeno, che comunque, a mio vedere, non sono sufficienti. La peculiarità che noi analizziamo della trasformazione della città dal punto di vista turistico è un nuovo tipo di trasformazione che di fatto sottrae, come diceva Giacomo all'inizio, alla città la sua capacità di riprodursi socialmente. Non si sta sostituendo, come nei processi di gentrificazione, di cambi di popolazione, non si sostituisce popolazione povera con popolazione ricca, che ci può non piacere dal punto di vista etico o politico, però che è un fenomeno quasi naturale. Il posto che ha successo è un posto che attrae lavoro qualificato e quindi normalmente c'è un travaso di popolazione secondo classi sociali. Il problema della città turistica è che si sostituisce popolazione residente con popolazione non residente. Quindi, e questo è un concetto, visto che prima c'era Ciccio Indovina tra gli utenti, magari c'è ancora, però Ciccio Indovina già nell'88, mi sembra, ha scritto un bellissimo articolo per la rivista del Consens, dove per la prima volta aveva fatto il conto di quanta gente c'è a Venezia ogni giorno, no? Quanti residenti, quanti turisti, quanti studenti, e se rifacessimo questo conto oggi con i numeri che abbiamo fatto vedere nelle nostre slide prima,
facciamo vedere una città che, come diceva Giacomo, non è più una città di residenti e quindi non ha più in sé le forze sociali, culturali, economiche che sono capaci di dare una svolta. E quando parliamo di resilienza vogliamo dire una città che è in grado di rimettersi in marcia. Quando manca una massa critica di residenti che sia capace, per esempio, di votare per un'amministrazione pubblica che faccia i suoi interessi, cominciamo ad avere un grandissimo problema. Immaginiamoci quindi un mondo dove i luoghi belli diventano non più vivibili da una popolazione residente. Qualcuno potrebbe dire, beh, quei posti cominciano a diventare meno belli e anche quindi meno attrattivi, e quindi dovrebbe esserci una specie di equilibrio verso uno stato in cui, quando la città è deteriorata, i turisti cominciano a non venire. Beh, però la realtà di luoghi come Venezia è che ci sono milioni di turisti o di potenziali turisti che vengono da tutto il mondo, che nelle inchieste dell'Organizzazione Mondiale del Turismo dicono: il primo posto dove vogliamo andare quando apriamo i soldi per fare delle vacanze all'estero e andare a Venezia. Quindi, prima di arrivare al momento in cui la gente non vorrà più venire a Venezia perché Venezia è diventata uno schifo, passeranno quei 20, 30, 40 anni e saranno quelli che desertificheranno completamente la città e poi hai voglia tornare indietro e ricostruire una città di residenti. La politica urbana, da questo punto di vista, questo è un punto che facciamo nel nostro articolo, la politica urbana non è neutra a tutti questi fenomeni. La politica urbana è un'espressione della stratificazione sociale che si viene a creare intorno a queste trasformazioni che accompagnano anche la creazione di una short-term city. Diventa un oggetto politico meramente estrattivo e da questo punto di vista ci segnaliamo che se nel passato, nei decenni passati, le amministrazioni cacciari in poi, anche prima forse, c'erano comunque un affanno di trovare delle soluzioni al problema, di mettere in piedi piani strategici, di riavviare settori produttivi che potessero colmare questo vuoto, di attrarre gli studenti nella città. Per me una delle cose buone che sono state fatte negli anni 90 è di pensare che l'università aveva bisogno di una popolazione residente nella città che ringiovanisse la città e che creasse il capitale sociale di cui Venezia ha bisogno per rimanere una città viva. Beh, questo affanno di pianificazione è ovviamente venuto meno. Non c'è più nessuno in questo momento che sta pensando al centro storico, però direi a tutta la città, in maniera strategica. Si cerca di gestire l'esistente inventandosi delle soluzioni di brevissimo termine che, come diceva prima Giacomo, non sono intese nel senso di fermare l'esodo o di riavviare l'economia veneziana, ma di rendere possibile la continuazione del turismo, che altrimenti non sarebbe possibile. La crisi della pandemia, del Covid, ha messo a nudo la vulnerabilità di una crescita, come è stata definita prima, improduttiva, quindi una dipendenza dal turismo che è un settore a basso valore aggiunto e con degli enormi costi esterni. Oggi il dibattito della recuperazione post-Covid, per quello che ha a che vedere con le città, è di cercare di trovare dei modelli economici che non siano tanto dipendenti dalla vulnerabilità del sistema globale di mobilità. Pensiamo che, per esempio, se si dovessero risolvere o cominciare a risolvere i problemi della crescita insostenibile, pensando ai vari protocolli di Kyoto, di Copenaghen, eccetera, la mobilità a basso costo di cui vive il turismo oggi dovrebbe sparire. Ryanair non esisterebbe più. Per andare da una città all'altra in aereo dovremmo pagare molto di più di quello che stiamo pagando, perché dobbiamo in un certo senso e fare cassa per una riconversione economica e intervenire sul mercato della mobilità. Beh, una città che punta tutto sul turismo non solo è una città che esclude una parte dei residenti che non vive del turismo, ma è anche una città che in un certo senso è condannata a non poter più dipendere da questo settore nel futuro, quando questo settore, per la sopravvivenza dell'umanità, dovrà per forza cambiare. E finalmente una politica radicale per una residenza stabile
nelle città, che non vuol dire monolitica, non vuol dire che noi vogliamo obbligare i veneziani che se ne vogliono andare a rimanere nelle città, ma che ci devono essere dei buoni motivi e una capacità di accesso al mercato della casa per far sì che Venezia si possa ripopolare. Allora, Venezia ha avuto la ottima esperienza di riuscire ad assorbire tanti giovani che sono venuti a vivere a Venezia perché gli piace stare a Venezia, hanno trovato delle professioni a Venezia, e in questo momento questo diventa sempre più difficile. Ancora voglio fare il controesempio di Barcellona, che è una città super attrattiva, dove però 2 anni fa, in piena crisi di overtourism, la conferenza dei rettori delle università di Barcellona, che sono uno dei punti forti per quanto riguarda il carattere innovatore dell'economia dell'area metropolitana di Barcellona, i rettori dicono: occhio, che il grande vantaggio che noi avevamo fino a poco fa, che era quello di riuscire ad attrarre talento da tutto il mondo e farlo venire a lavorare nelle università catalane, non lo facciamo più, perché dobbiamo offrire a quelli che vogliono venire delle case che sono a 30 km dal centro della città. Quando io sono andato a vivere in Catalogna, una delle cose fighe di Barcellona era che chiunque poteva affittarsi una casa nel centro di Barcellona, c'era tanta disponibilità e i prezzi erano bassi. E a Barcellona sta accadendo questo. Si sta perdendo una delle più importanti dimensioni produttive sociali della città, che è la capacità di attrazione di giovani da fuori. E la grande domanda è: vista questa passività endogena della politica a questi processi, che tipo di alleanze, a che scale di governo vanno costruite per revertire queste tendenze? Dalla municipalità alla politica europea, non solo purtroppo l'amministrazione locale, anche se l'amministrazione locale, municipale, qualcosa potrebbe fare, più che qualcosa, nel senso di creare delle condizioni perché la residenza turistica non sia l'unica soluzione competitiva nel mercato proprietario. Dopodiché ci vogliono le regolazioni, ci vuole la Commissione europea che dica che Airbnb non è un'impresa di economia collaborativa ma è un'agenzia di viaggio, ci sono tante altre cose. Però la condizione fondamentale è che Venezia, la politica veneziana, si rimetta a pensare strategicamente su che cosa vuol dire tornare ad avere lavoro e casa, e le due cose sono strettamente vincolate a Venezia. Dopodiché nel nostro articolo noi diamo una serie di soluzioni che hanno a che vedere con la regolamentazione degli affitti turistici, che sono state implementate con più o meno successo in varie città europee. E io mi fermerei qui. Grazie, grazie a Giacomo e a Paolo per questa esauriente e molto, come dire, documentata, scientifica visione dei processi di turistizzazione e di alienazione urbana delle città turistiche. Adesso la parola tocca a Orazio Alberti, però per via delle slide io direi a Carlos di dargli lo schermo e che se le possa gestire lui, come è stato fatto adesso poco fa da Giacomo. Se qualcuno mi dice anche di sì, è ancora meglio. Credo che sia possibile. Sì. Orazio dovrebbe riattivarsi. Orazio? Eccolo. Ecco. Ok. Non sembra, ma funziona. Mi hai fatto funzionare tu? No. Io sto tranquillo. Sentiamo Orazio. Orazio, ci sei? Ti ha dato la parola? Perfetto. Magari lancia la presentazione, così si vede tutto lo schermo. Vado con lo schermo intero? No, vabbè, decidete voi. La vedete sullo schermo? Si vede la presentazione? Sì, ma mettila in formato presentazione. Come farla? Cosa? Qua, riproduci dall'inizio. Ah, sì. Così va bene? Sì. Okay, ottimo. Allora, intanto buonasera a tutti. La relazione che tengo io, appunto, il titolo è quello, Casa Pubblica a Venezia, e è diversa da quella che hanno tenuto Giacomo e Pietro, nel senso che si fonda sui numeri, sui dati, e si fonda su dati ufficiali che vengono prodotti dagli enti che
che sono proprietari e gestori del patrimonio pubblico veneziano e che sono obbligati a pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del loro sito web. Sono dati che non si vedevano più in giro dal 2014, da quando cioè si è chiuso l'osservatorio casa del Comune di Venezia, e da allora tutte le poche informazioni che riusciamo ad avere sulla questione abitativa, sulla domanda, sugli interventi pubblici, sono quelle che vengono pronunciate nelle conferenze stampa dagli assessori o dal sindaco. Ma di confrontabile, di analizzabile, per capire dove si sta andando, per capire l'evoluzione, c'è ben poco. Allora abbiamo deciso, come OCIO appunto, di seguire anche il filone della Casa Pubblica a Venezia come uno dei filoni fondamentali appunto della residenza in questa città. Parentesi, vedevo prima nella mappa che è stata presentata che l'unica, che a parte Piazzale Roma, lo Stadio Sant'Elena, l'unica zona verde dove non c'è neanche una abitazione turistica è il quartiere popolare di Saccafisola, neanche una. E questo ci dice, secondo me, dice una cosa importante, dice che come dire, la presenza di una forte iniziativa pubblica nel garantire la residenza anche ai ceti socialmente più deboli è garanzia che una città continui per quanto possibile a sopravvivere come città, come articolazione anche sociale dei suoi cittadini. E tutti i dati che presento sono una breve sintesi dei lavori che ha svolto OCIO in questi 2 anni dalla sua costituzione e che si possono trovare appunto sul sito dell'organizzazione. Io partirei con i dati appunto dimensionali. Nel nostro comune, più o meno da una decina d'anni, il patrimonio residenziale pubblico resta sostanzialmente invariato, patrimonio di proprietà degli enti o gestito dagli enti. Siamo intorno alle 10.000 e più unità. Quello che cambia invece, anche sensibilmente, è la parte di questo patrimonio che è affittato. E che i numeri sono piuttosto diversi. Perché? Perché una parte che è crescente nell'ultimo decennio di abitazioni pubbliche sono vuote. Sono vuote, e i dati qui vedete sotto, vedete se la freccia quando la muovo, sì, benissimo. Vedete sotto, ho riportato gli anni, perché appunto a seconda degli anni, uno per dimostrare come in realtà l'aggiornamento dei siti degli enti sia lentissimo, e due per sottolineare che a seconda dell'anno che si prende in considerazione, gli alloggi vuoti possono variare da 1800 a circa 2000. 1800-2000, che significa che una casa su 5 pubblica è vuota. E questo si può riscontrare anche nel 2019 per ATER, a livello di città metropolitana, dove gli alloggi vuoti erano 1915 su circa 10.000 alloggi di proprietà. Siamo intorno sempre al 20%. La cosa che però, lascia sconcertati è che nel giro di 10 anni si passa da 450 a 1915 alloggi sfitti di ATER nella città metropolitana. E allora questo è in questa relazione, in questo breve intervento, scusate, prenderò per comodità proprio anche di esposizione gli enti uno alla volta, prima l'ATER, poi il Comune, poi Insula, che come sapete è il braccio operativo del Comune di Venezia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, recupero urbano ed edilizio. Ma una cosa è da dire subito, e cioè che l'aumento dello sfitto, il degrado progressivo del patrimonio residenziale è frutto di questa ormai cronica sottovalutazione della questione sociale legata all'abitazione da parte del governo centrale e da parte della regione Veneto, che provoca appunto, oltre alla una manutenzione
che viene fatta, come dire, in maniera molto molto limitata, provoca anche un aumento appunto di abitazioni che non riescono più ad essere assegnate perché nessuno interviene per renderle assegnabili, anche a volte con interventi da poche migliaia di euro. Qui vediamo, partiamo da ATER, questi sono i dati che ATER presenta nel suo bilancio consuntivo del 2019. Allora, la cosa, partiamo dagli investimenti, nuove costruzioni, manutenzione e recupero. Beh, come dire, non credo ci sia bisogno di grandi commenti, eh? È un crollo verticale. Nel 2019 ATER investe un decimo, poco meno anche di un decimo, di quanto investiva nel 2009. Nel 2015 c'è un crollo verticale che fa sì che negli ultimi 4 anni gli investimenti di ATER non riescano a coprire neanche la manutenzione ordinaria. Manutenzione ordinaria dei 10.000 alloggi ATER, secondo quanto riportato poi nei bilanci di previsione, varia tra i 3 e 4 milioni annui. Negli ultimi anni neanche questo si riesce a garantire. Non parliamo poi appunto invece della recupero e riassegnazione degli alloggi sfitti. Quindi un crollo degli investimenti, e qui permettetemi di uscire un attimo da questo grafico perché dal 2015? Perché vengono meno i precedenti finanziamenti? Ma perché c'è il colossale fallimento del piano, di quello che pomposamente la Regione Veneto ha chiamato il piano strategico per la casa nel Veneto, che ha stanziato decine e decine, che non ha stanziato, ha in qualche modo impegnato decine e decine di milioni per gli interventi sul patrimonio residenziale pubblico, che però poi per problemi di cassa e per altre ragioni non sono mai stati, come dire, erogati alle aziende territoriali. ATER doveva avere 10 milioni, 10 milioni per appunto intervenire sul patrimonio. Però cos'è successo? Che invece di quei 10 milioni, qui vedete, c'è ben poco. E nella città insulare, nella nostra città Venezia e nelle isole, tra il 2011 e il 2018, ATER è riuscita a concludere complessivamente 2 interventi di manutenzione straordinaria e a recuperare 21 alloggi, di cui 7 sfitte. Questo è stato l'impegno di ATER nella città insulare. Il piano strategico prevedeva, siamo nel 2014, poi il crollo, prevedeva che ATER recuperasse 296 alloggi, quei 10 milioni stanziati come cofinanziamento, 296 alloggi, di cui 190 sfitti. Ed è davvero deprimente leggere i piani triennale degli interventi di ATER, perché questi interventi di anno in anno slittano come data di ultimazione. Dal 2014 al 2018 non solo non si è ultimato nessun intervento finanziato dal piano strategico, ma non è stato nemmeno avviato. E quindi tutti quegli interventi che non sono stati fatti in questi anni sono stati messi nel 2019 nel piano triennale degli interventi 2019-2021, e speriamo che qualcosa succeda in questo triennio. Quindi scusate che ogni tanto scappa per conto suo, siamo qua. L'altro problema è quello che vediamo in quest'altro grafico. Il piano strategico doveva essere in qualche modo cofinanziato da ATER attraverso le vendite, gli incassi delle vendite provenienti, l'incasso delle vendite agli inquilini o degli alloggi vuoti. Anche qui non si vede purtroppo l'ultimo. Anche qui cosa è successo dal 2000 a oggi? Che gli incassi sono... Che gli incassi in realtà sono crollati fino ad arrivare nel 2019 a 1,6 milioni di euro. L'ATER ha venduto 38 alloggi.
Allora, come funzionano le vendite? Funziona che ATER presenta un piano di vendita che la regione approva e poi da lì si parte con l'alienazione degli alloggi ai singoli inquilini. ATER ha sempre fatto dei piani di vendita, come dire, giganteschi. L'ultimo è qua, anche qui si vede chiaramente, il 2011, la legge regionale 7, che seguendo la quale ATER mette in vendita nel suo piano 3.312 alloggi sui 10.000 di sua proprietà nella città metropolitana. Al 2019 ne ha venduti 107, cioè il 3,2%. Ovviamente gli incassi, come vedete, anche qui vanno, come dire, verso il basso. E questo è il secondo motivo per cui appunto il piano di recupero, di riqualificazione del patrimonio ha subito una durissima battuta d'arresto. E qui però va fatto anche un ragionamento, perché gli alloggi che ha venduto negli ultimi anni sono stati venduti a una media di circa 40.000 euro, tra i 40 e i 50.000 euro, diciamo così. E rispetto a quelli dei primi anni 2000, sono più del doppio, qui si vendeva 20.000 euro per capirci, nei primi anni 2000. E però questo, come dire, questo andamento delle vendite ci dice che cosa? Ci dice che probabilmente gli alloggi che sono stati messi in vendita, anche quelli vuoti per cui si sono verificate aste, che sono andate deserte perché nessuno li voleva comprare, per capirci, nonostante i prezzi molto bassi, significa che questi alloggi sono alloggi che hanno più di 30 anni, sono in condizioni manutentive precarie, mediocri, scadenti, in contesti urbani magari degradati e tra l'altro dovrebbero essere comprate da un'utenza che in gran parte, circa il 40%, è un'utenza a basso reddito. Mettiamo insieme tutto questo e, come dire, l'enunciato secondo cui le vendite del patrimonio pubblico servirebbero a sistemare e recuperare gli alloggi poi degradati, a rimettere sul mercato, come dire, sta poco in piedi. Recuperare una casa a Venezia, secondo la relazione ATER, nella città insulare, costa tra i 30 e i 40 mila euro. A Mestre tra i 20 e i 30.000. Quindi vendere una, come dire, bisognerebbe vendere una casa pubblica per restaurarne una e mezza. Non mi pare che il gioco valga la candela, diciamo così. Qui invece siamo al comune. E qui sono invece i finanziamenti in edilizia residenziale. Qui vedete il dato, buonanotte. Il dato generale in 10 anni, 2010-19, 43 milioni di euro, divisi più o meno a metà tra centro storico e tra la città insulare e la terraferma, grosso modo seguendo la distribuzione anche degli alloggi gestiti dal comune. Qui vedete invece, come dire, il tipo di intervento che è stato finanziato. Anche qui vedete che la terraferma veneziana praticamente sono quasi tutti interventi di manutenzione ordinaria. Quasi tutti interventi di manutenzione ordinaria, a cui si contrappone invece nella città insulare interventi molto più consistenti, data l'obsolescenza del patrimonio a Venezia e Isole e il degrado che procede con più velocità e quindi sono soprattutto interventi manutenzione straordinaria e di recupero edilizio. Questo 6495 di ristrutturazione è la ristrutturazione di uno degli edifici delle ex conterie di Murano, che è stato completato, assegnato, mi pare, anche nel 2020. Era un edificio in cui nel 2013 il Consiglio Comunale aveva approvato un progetto preliminare per la realizzazione di 36 alloggi di edilizia residenziale che poi la Giunta nel progetto definitivo nel 2016 ha trasformato in 16 alloggi di cosiddetto social housing. Ecco,
quindi diversità degli interventi che in qualche modo tengono conto del diverso stato degli edifici in questa pubblici. Ma secondo me il dato, se riesco a tenere fermo sto computer, che va per conto suo, il dato più interessante è questo. Chi finanzia gli interventi sul patrimonio comunale? Quali sono le fonti di finanziamento, le fonti utilizzate dal comune per intervenire sul proprio patrimonio? E mi sembra abbastanza chiaro. Se diciamo 70% di tutti i finanziamenti o sono statali o sono dell'Unione Europea. Questa è la, è come dire, è la quota che mette a disposizione, che ha messo a disposizione il comune e che corrisponde a 12 milioni di euro in 10 anni, una media di 1,2 milioni sostanzialmente all'anno. Anche qui Insula nel 2015, anche lei ha scritto nella sua relazione a quanto ammonterebbe, quanto dovrebbe ammontare il finanziamento per garantire una manutenzione adeguata degli alloggi. 4 milioni. E 4 milioni, quindi, come dire, che comunque il comune non riesce nemmeno a garantire. Se poi guardiamo la città insulare, è ancora più chiaro. Qui poco meno dell'80% dei finanziamenti è legge speciale. In più poi le conterie, quella finanziamento che vedevamo prima. Un altro 10% è l'Unione Europea e il Comune. E il Comune interviene solo con il 12% dei finanziamenti. Significa 280.000 euro in media ogni anno. Per 2.500 alloggi circa. Allora, sotto vedete una, come dire, articolazione del tipo di finanziamenti, soprattutto statali. E non c'è solo la legge speciale, ci sono anche dei finanziamenti ad hoc che sono state destinate alla terraferma veneziana e in particolare alla zona sud di Marchera, il progetto Vaschette, il piano nazionale per l'edilizia abitativa, la legge 80 del 2014, gran parte di questi finanziamenti sono per interventi appunto nella zona sud di Marghera, sono circa 9 milioni di euro. Quindi una prima velocissima considerazione, il Comune di Venezia riesce a coprire a malapena, con grande fatica e solo per alcuni anni, la manutenzione ordinaria della terraferma e ha delegato praticamente completamente alla legge speciale ogni tipo di finanziamento anche ordinario per la città insulare. In buona sostanza la legge speciale è usata come il bilancio degli investimenti della Venezia insulare, non come un bilancio non come un finanziamento integrativo considerata le particolari caratteristiche urbane, edilizie, eccetera, di Venezia, ma proprio come l'unico finanziamento che è stato reso disponibile ha consentito al Comune di investire quelle poche risorse che ha stanziato nella terraferma veneziana. Allora, questo invece siamo a Insula, dicevamo, è il braccio operativo del Comune di Venezia, che si occupa appunto, oltre che degli interventi sul patrimonio, si occupa anche della gestione del patrimonio residenziale pubblico, consegna degli alloggi, definizione dei canoni, decadenze, riscossioni e così via. Allora, questi sono i dati che vengono dal bilancio, dal rendiconto annuale di Insula, sempre 2010-2019. Rimessi a reddito sono gli interventi che sono i più vari, dal cambio della caldaia alla modifica del distributivo interno, per capirci, sono interventi che mettono a disposizione di alloggi lasciato dagli inquilini precedenti e che vengono poi riassegnati. Complessivamente sono 800-841. Manutenzione diffusa invece sono gli interventi
come dire, su segnalazione degli inquilini, su guasto. Gli inquilini segnalano il guasto e Insula manda la squadra operaia, oppure segnalazione degli inquilini per garantire la sicurezza e quindi l'incolumità pubblica e quindi interventi sull'edificio e sugli alloggi in modo da garantire appunto la sicurezza. Qui invece trovate la distribuzione media degli interventi in due periodi che sono molto diversi l'uno dall'altro. Uno è il 2010-2015, l'altro è il 2016-2019. Il 2010-2015 Insula soffre di una carenza di finanziamenti, non solo per l'edilizia residenziale, ma in generale, pesantissima. Pesantissima, c'è il patto di stabilità, ci sono c'è poca liquidità che può essere messa a disposizione e quindi Insula posticipa, rinvia o addirittura sospende molti degli interventi che aveva programmato. E questo vale anche per la legge speciale che per 3-4 anni è stata sospesa, non c'è stato una lira di finanziamento tra il 2013 e il 2015. Addirittura nel 2014, quando il comune è gestito dal commissario, per l'edilizia residenziale pubblica non è stato messo nemmeno un centesimo, quindi è andato a zero, già erano pochissimi precedentemente. Quindi è un periodo in cui Insula, per capirci, in cui Insula nel 2014 e nel 2015 è costretta ad anticipare 1 milione di euro l'anno per garantire almeno la messa in sicurezza e la riparazione dei guasti più, diciamo così, pericolosi. Quindi anticipa i fondi che il comune non riesce più a garantire. Dal 2016 in poi invece succede... Su cosa succede? Come mai c'è questo, soprattutto nella terraferma e in generale nel Comune di Venezia, c'è questo aumento sia delle rimesse a reddito, che è molto importante, terraferma triplica, non sono tantissime, ma triplicano, e aumentano anche un po', come dire, nella Venezia Isola invece tendono a diminuire. Perché questo? Perché questi sono gli anni in cui arrivano in terraferma i finanziamenti del piano nazionale per l'edilizia abitativa, arriva la legge 80, sempre in terraferma, Marghera, arrivano i finanziamenti del PON metro dell'Unione Europea dal 17 fino al 19 e arrivano a compimento alcuni degli interventi che erano stati programmati negli anni precedenti. Inoltre nel 2019 finalmente, dopo anni di vuoto, viene rifinanziata la legge speciale per l'edilizia residenziale, sono circa 7 milioni di euro. Tutto questo porta appunto a un'accelerazione degli interventi di rimessa a reddito, di cui beneficia in particolare la terraferma veneziana. E su questi numeri io farei solo due brevissime considerazioni. La prima: 800, circa 80 alloggi all'anno messi a disposizione tra Venezia e Mestre non hanno evitato che negli stessi anni il patrimonio sfitto del comune crescesse a ritmi consistenti. Quindi è, come dire, sia pure con quell'incremento che abbiamo visto negli ultimi anni, è un investimento che è ancora molto lontano da quelle che sono le effettivi bisogni manutentivi del patrimonio. Ma c'è un'altra considerazione che bisognerebbe fare. Questi alloggi a Venezia, le rimesse a reddito sto parlando, sono gli unici alloggi che con quei pochi poi ristrutturati da Atea, che il comune riesce a mettere a disposizione per garantire l'assegnazione alle fasce deboli della popolazione. Non ce ne sono altri, sono quelli gli alloggi. Ci sono poi magari qualcuno ogni tanto, la ristrutturazione di un edificio alle Conti Arrivo, altri ancora, ma complessivamente siamo intorno ai 130-140 alloggi ogni anno, considerati anche quelli messi a disposizione da Ater. Nel 2019 la domanda di edilizia residenziale pubblica, l'ultimo bando che è stato
fatto, sono più di 2.200 le famiglie in graduatoria. Una su cinque ha delle situazioni di precarietà e di esclusione abitativa fortissima. Quindi procedere con questi ritmi ancora significa appunto che una parte considerevole, come sempre è successo tutto sommato anche negli anni passati, di quelle domande resteranno assolutamente inevase, non solo, ma che la domanda, come dire, si riforma. Non è che sono quelle, resta lì e poi un po' alla volta, no, la domanda si riforma. E con questi interventi, come dire, i tempi diventano biblici, seppure. Niente, qui l'ultima, vado veloce, qui quello che vi dicevo prima, le messe a reddito per zona territoriale, che vedete, 2015 in terraferma neanche un alloggio è stato rimesso a reddito. E vedete poi dal 2016 è soprattutto la terraferma, quella che beneficia dei finanziamenti di cui parlavamo prima, mentre Venezia si ritrova, come dire, con una legge speciale non più rifinanziata, a dover Insula lavora con gli avanzi degli anni precedenti. Infine, io avrei chiuso anche qua, ho fatto questo grafico perché è una mia curiosità, una domanda, e che mi sono posto quando sono andato a vedere i finanziamenti del comune, gli investimenti, ma sono andato a metterlo, come dire, a confronto con questi, che sono gli incassi che Insula, per conto del comune, gli incassi da affitti di abitazioni pubbliche che Insula incamera annualmente per conto del comune, dicevamo. Siamo intorno agli 8 milioni, qui c'è un aumento dovuto all'entrata in vigore della legge, del nuovo regime dei canoni pubblici, della legge 37. Allora, la mia domanda è questa. Abbiamo degli incassi veri, attenzione, al netto della morosità, che è un'altra cosa ancora su cui, intorno agli 8 milioni annui. Intorno agli 8 milioni annui. Scusate di nuovo. Va bene così. Orazio, c'è un problema di tempi, eh? Chiudo subito. 8 milioni anni, ne spende in media 1,2. Io la cosa che vorrei capire è, ma scusate, gli altri dove vanno a finire? Capisco che una parte vada alla convenzione che il comune ha con Insula. Però la mia, come dire, una delle possibili idee che potrebbe venire è, ma almeno la manutenzione ordinaria, portare a 3 milioni, 4 milioni, rispetto agli 8 milioni che incassi, non potrebbe essere, come dire, un finanziamento che consente una manutenzione adeguata anno dopo anno del patrimonio, per esempio. E non vorrei che finissero nel calderone delle entrate correnti, detta banalmente, che poi vengono spese. Ultima cosa, leggo solo 21 gennaio del 2021, il Parlamento europeo vota una risoluzione dal titolo Alloggi dignitosi a prezzi abbordabili per tutti. Fa una disamina dell'attuale momento del settore e poi dice una cosa tra le indicazioni che dà agli Stati membri, ovviamente, dice: occorre aumentare gli investimenti in alloggi sociali pubblici, adeguati e a prezzi accessibili, e affrontare il problema del senza dimora e dell'esclusione abitativa con attenzione a creare quartieri socialmente diversificati e a rafforzare la coesione sociale. Su questo, adesso chiudo qua per giustamente, ma poi se nel caso uscirà, eccetera, sarebbe importante mettere in campo qualche suggestione, se non altro. Ho finito, grazie. Grazie Orazio, è stato esaustivo e documentato. Adesso io vorrei dare la parola a Franco Landini, ma vorrei sapere se è presente, perché
chi ha lo schermo completo può controllare? Franco Landini? Eccomi qua, mi sentite? Ah, eccoti, sì. Mancava il cognome. Ecco, va bene, allora hai la parola. Scusate, vi presento un attimo Franco Landini. Franco Landini è di Firenze, è dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, come anche la Laura Fregolo e come me. A lui ho chiesto di parlare del social housing, questa cosa che in Italia è radicata bene in alcune situazioni, luciderà quali, che cerca di collocarsi a cavallo tra il settore pubblico, quello che diceva Orazio, e un'edilizia in qualche maniera agevolata e convenzionata come si usava una volta, ma visto che adesso quella tipologia lì è sostanzialmente esaurita, che cerchi risorse locali con un forte coinvolgimento della comunità locale, dei suoi mezzi nel suo insieme, quindi non necessariamente del comune, per risolvere quella situazione in cui è successo di recente da noi, che un po' di famiglie superavano il reddito, quindi dovevano essere messe immediatamente in piazza e liberare gli alloggi. In realtà le dinamiche familiari fanno sì che una famiglia entra con basso reddito, poi cresce, ma un figlio prende lavora, magari due, e il reddito va alla grande fuori, ma non è per sempre. Poi quelle persone se ne andranno e il rischio di metterli fuori in quel momento là fa sì che si crea un problema contingente. In quelle situazioni lì, ma non solo quelle, il social housing cerca di dare delle soluzioni, ma anche a chi invece semplicemente ha un reddito tale che può permettersi a casa però non l'acquisto, ma un acquisto rateizzato nel tempo. Franco, a te dopo questa brevissima e un ringraziamento per la tua disponibilità. Mi sentite? Sì. Ok, allora mi presento e anche spiego l'argomento. Allora, io, come è stato detto, faccio parte dell'INU, sono anche direttore tecnico di una società di ingegneria che tra l'altro si occupa, e poi vi spiego perché lo dico, e poi parlo sulla base di un'esperienza piuttosto lunga della presenza all'interno dell'INU di un comitato scientifico, tecnico-scientifico di Urban Promo Social Housing. Quindi ho avuto modo di avere un osservatorio nel corso del tempo di una tipologia di esperienze di social housing, perché poi chi lo conosce o chi non lo conosce può andare anche nel sito di Urban Promo Social Housing, c'è la presentazione ogni anno di una serie di esperienze di social housing governate da diversi operatori, Cassa Depositi e Prestiti, fondazioni, varie fondazioni bancarie, operatori comuni, imprese, eccetera. Quindi è una specie di osservatorio che mi ha consentito di avere un quadro complessivo di una tipologia di esperienze, che poi, come cercherò di dire, non è detto che i sociologi siano una cosa piuttosto definita e chiara. E dall'altra parte ho anche l'opportunità, quindi volendo anche avere informazioni specifiche, l'opportunità di gestire, di progettare, di governare un intervento di social housing nel comune di Piombino, quindi lo conosco, diciamo, dall'alto e dal basso, una roba di questo genere. Allora vorrei, praticamente il mio contributo si muove su tre temi, cioè una veloce riflessione su come siamo arrivati oggi, diciamo una specie di storia del social housing, chiamiamola così, e lo dico perché c'ha delle conseguenze, delle riflessioni poi sulle strategie nazionali, regionali e anche sulla pianificazione urbanistica. L'altra questione, io parlerò delle esperienze che conosco, quindi dicendo che di social housing, visto che è una terminologia abbastanza vaga e abbastanza generica, ci sono diverse esperienze, quindi parlo dell'esperienza che è un'esperienza mainstream, un'esperienza grossa di interventi di social housing
governati, sostenuti da finanziamenti di cassa, depositi e prestiti e governati da società di gestione del risparmio con i fondi specifici per il social housing. Quindi è un modello che non è esaustivamente di social housing, ma un modello, diciamo, di successo. Cercherò di spiegare i motivi del successo e anche gli scenari che si presentano e le tematiche, anche relativamente alle tematiche che abbiamo discusse. Quindi il social housing nasce, diciamo così, addirittura nel 2008, nasce come definizione di alloggio sociale, e la nascita della definizione di alloggio sociale è finalizzata fondamentalmente, perché erano i tempi, diciamo così, dell'edilizia agevolata e convenzionata, cioè con dei contributi pubblici, nasce per regolare a livello europeo la regimazione dei finanziamenti pubblici all'iniziativa privata e quindi al regime degli aiuti di Stato. Esiste una definizione che spazia su due temi che poi produrranno degli sviluppi nel corso anche della riflessione legislativa regionale e nazionale, e anche per quanto riguarda riflessioni per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, che su due temi fondamentalmente. Uno, che il social housing ha un obiettivo sociale, cioè viene considerato fondamentalmente un servizio nella definizione. E l'altra questione, come sappiamo, è che il social housing viene definito come uno standard aggiuntivo. Quindi si colloca nella pianificazione urbana, urbanistica, dentro una logica di dotazione di standard. E apre, questo secondo aspetto, apre uno scenario che secondo me non è stato percorso fino in fondo, di riflessione per quanto riguarda appunto la definizione degli standard, l'incidenza dello standard, i meccanismi legati agli oneri di urbanizzazione, eccetera, eccetera, che oggi sono quanto mai attuali. Però è una strada che è stata relativamente, secondo me, percorsa, e che è invece interessante da percorrere. Mentre invece il primo titolo, cioè quello della valenza sociale, della valenza di servizio di alloggio sociale, ha contribuito nel corso del tempo a modificare leggi regionali, dove si è andato verso la individuazione della casa pubblica, della casa sociale, come un insieme di servizi. Quindi non c'è solo una visione, un contributo, diciamo, del mattone da costruire, ma c'è, effettivamente, ora io non ho, ovviamente non sono un conoscitore totale delle leggi di Gianni, ne conosco diverse, nel corso del tempo si sono attrezzate come leggi per passare, per far pesare più la dimensione welfare dalla dimensione edilizia, urbanistica, eccetera. Quindi questa evoluzione, questa molla della spinta dell'alloggio sociale, secondo me va tenuta presente per gli scenari che si stanno configurando in questo momento. Più o meno nello stesso periodo è stato varato il cosiddetto piano casa, già citato dalla relazione di prima, cioè il piano casa nazionale, che però, parlandoci chiaro, almeno secondo me, è un titolo molto pomposo, ma semplicemente è l'individuazione di una serie di linee di finanziamento, da un aggiornamento dei piani integrati o programmi integrati a finanziamenti ai comuni o alle istituzioni di gestione dell'edilizia residenziale pubblica per la manutenzione, per il recupero, eccetera. Finanziamenti totalmente ridotti e anche scarsi, come si è visto nella storia dei finanziamenti dell'edilizia pubblica. All'interno di questo di queste linee di finanziamento c'è la possibilità, viene riconosciuta la possibilità di costituire fondi destinati alla edilizia residenziale sociale all'interno di un sistema integrato di fondi nazionali,
dove il meccanismo è che c'è un contributo di, fondamentalmente di cassa depositi e prestiti insieme ad altre fondazioni, ad altre parti, uno stanziamento di circa, al suo tempo, circa 2 miliardi e passa di euro, per la costituzione di alloggi sociali che avessero la caratteristica di fondamentalmente di produrre alloggi a canoni accessibili, non a canoni ovviamente pubblico, ma a canoni ridotti, a canoni accessibili, a canoni scontati. Questa è un'esperienza che è appunto leggibile e praticamente si sta chiudendo, perché i finanziamenti, i fondi, le risorse investite in quadro nazionale corrispondono ora a un risultato di 230 interventi in tutta Italia, con 29 fondi gestiti da 9 SGR, con un programma che hanno di circa della realizzazione di 20.000 alloggi. Qual è il modello di questo tipo di operazione? Ripeto, vorrei che fosse chiaro che lo sto descrivendo, non lo sto esaltando naturalmente. Il modello è che è anche il motivo di un certo successo. Il modello è che intanto dispone di risorse e quindi a suo tempo, quando partì, il fatto di avere risorse cospicue e disponibili e quindi di non andare a chiedere è già un elemento di vantaggio. Poi il gestore dell'intervento è una società di gestione del risparmio, SGR, che è il General Contract, cioè realizza tutto, acquista le aree, tratta col comune, trova l'impresa, fa costruire e anche trova un gestore degli alloggi, perché deve essere, essendo un fondo chiuso, deve essere assicurato in ogni caso un rendimento. Rendimento che deve essere, come viene definito, rendimento paziente, contenuto, moderato, eccetera, tale da poter assicurare un affitto che sta all'interno di una sostenibilità rispetto agli affitti di mercato. Quindi, e poi dentro, fra i motivi di successo, è che l'organizzazione è molto efficiente, perché deve essere assicurato il risultato ai sottoscrittori del fondo, quindi è un'operazione economica che deve produrre alla fine, un fondo chiuso alla fine di circa 15 anni, deve produrre il suo rendimento. Un altro elemento specifico è che il rapporto con l'amministrazione, quindi il rapporto contrattuale con le amministrazioni su cui deve essere fatto l'insediamento, è un rapporto che può produrre interessanti risultati per il fondo, in quanto l'ente locale, l'amministrazione, viene coinvolta nell'investimento, cioè la cessione dell'area, la cessione degli immobili, eccetera, diventano una specie di utilizzazione da parte del comune di quote del fondo stesso. Quindi l'ente locale diventa quotista dell'investimento stesso, e quindi da una parte c'è una specie di risparmio per quanto riguarda il fondo stesso, dall'altra parte c'è l'investimento, cioè il comune in fondo utilizza il suo patrimonio in un modo tale da avere anche lui una specie di rendimento del patrimonio stesso. Questa macchina super efficiente ha funzionato laddove c'era complessivamente c'era un gap effettivo fra il canone pubblico e i canoni di mercato, dove si poteva effettivamente ci si può muovere all'interno di questo differenziale di costo, e laddove questo differenziale è più alto la proposta è diventata interessante. Poi sono operazioni fino adesso prevalentemente con questa tipologia di fondo sviluppate su programmi grandi,
e nelle aree di sviluppo, quindi ci sono dei progetti bandiera che probabilmente li conoscete, sono progetti quelli di Milano, quelli di Torino, dove ci sono dei risultati effettivamente di valutazione complessiva. Più difficile diventa quando questi margini, questi elementi di differenza fra il valore di mercato di affitti e i valori dei canoni pubblici, dei canoni pubblici sono ridotti. Un altro elemento di vantaggio competitivo, chiamiamolo così, è nel corso del tempo questo sistema ha sviluppato, ha affiancato alla realizzazione dei progetti, ha affiancato un sistema di gestione. È passato da una gestione efficiente del patrimonio per poter assicurare il rendimento a una gestione sociale, cioè che è diventato un po' un modello e anche copiato, cioè la capacità di inserirsi all'interno di un territorio, di un tessuto, di un sistema, creando comunità prima di costruire, ma anche all'interno di un contesto urbanizzato, all'interno di periferie, all'interno di quartieri non del tutto efficienti, all'interno di meccanismi di cui c'è bisogno di avere rapporti sociali, funzionamenti sociali. Questo è stato anche uno degli elementi che è stato un punto di forza nel dialogo con le amministrazioni comunali. Cioè, a un ente locale, a un assessore, io ho visto, perché ho partecipato spesso a incontri di questo genere, oltre ad avere l'interesse per il fatto che c'è una domanda che viene risolta da questo punto di vista, oltre al fatto che appunto ci sono delle possibilità di trasferire domanda pubblica su domanda privata, chiamiamola così, accessibile, anche la soluzione di problemi di contesto urbanizzato, di periferia o di degrado, eccetera, immettendo modalità di intervento o servizi di questo genere, servizi accessori alla casa, è visto come un plus. Quindi questa è un'esperienza che si sta concludendo. Si sta concludendo con queste situazioni. Dove stanno le criticità? Secondo me le criticità sono nel fatto che questa cosa ha funzionato bene nei grandi interventi nelle zone di sviluppo, fondamentalmente, e quindi dove c'è una domanda, dove effettivamente la proposta economica di canone è interessante rispetto ai canoni di mercato, quindi perché le proposte sono sempre state al di sotto del canone cosiddetto controllato, concordato, quindi ha funzionato perché ha dato una risposta e ha abbassato anche i valori degli affitti di mercato, ci ha dato una risposta di questo genere. Quindi in una situazione, chiamiamola così, di sviluppo, via via che queste proposte sono state sperimentate in aree invece meno interessanti da questo punto di vista, dove il valore di mercato o il canone concordato è molto basso, scatta la difficoltà di poter assicurare questo tipo di risultato, quindi con tutta una serie di necessità. E poi siamo in presenza di una situazione completamente diversa adesso. Siamo in presenza di uno scenario che è totalmente diverso rispetto a questo. Quindi devo anche dire che ci sono altre leve su cui questo sistema ha funzionato, perché è un sistema di fondi molto specializzato, per cui c'è tutto un filone di interventi sul patrimonio edilizio esistente pubblico, caserme e altri manufatti, manufattura tabacchi, altre robe di questo genere che sono molto interessanti. Poi questo sistema di fondi funziona anche nel
rilievo nel farsi carico degli interventi falliti, quindi dei non performing loans. In molti casi sono riusciti a trovare l'accordo con le amministrazioni, con anche le procedure di fallimento, roba di questo genere, per acquisire interventi piantati o messi a metà. Quindi hanno una serie di filoni specializzati, chiamiamolo così. Quindi la partita delle grandi costruzioni, dei grandi programmi nelle aree di sviluppo non è finita fondamentalmente. Dobbiamo ragionare in chiave di rigenerazione urbana e in chiave di risistemazione del patrimonio esistente. Quindi c'è una riflessione, mi risulta, all'interno di questo sistema dei fondi che è proprio questa. Cioè un aggiornamento della strategia, una rivalutazione della strumentazione in funzione di uno scenario totalmente nuovo. Quali sono le, secondo me, eventuali possibilità di utilizzazione di questo sistema? Poi magari, se c'è spazio, ne possiamo anche parlare. Io ho lasciato anche un appunto per poterne riflettere. Uno è quello di avere un sistema, una modalità imprenditoriale di intervento, nella capacità di creare un business che funziona, diciamo così. E questo sembra una specie di elogio del privato, ma questo deve essere una specie di sfida che deve stare a carico degli enti pubblici. Faccio una parentesi, io ritengo che ci sia bisogno di un vero piano nazionale per la casa, che abbia una strategia nazionale, che abbia risorse e che abbia la capacità di sopperire a un fabbisogno fondamentalmente, che sono quelli che sono i diritti all'abitare, che non sono espressi, e riesca a costruire un sistema di servizio nazionale per la casa che abbia la capacità di finanziare quelli che sono i livelli essenziali di abitazione invece che di assistenza. E tutto questo manca, tutto questo non si vede, e quindi noi le considerazioni che facciamo le facciamo in assenza di un pilastro fondamentale per poter fare anche dei ragionamenti e della progettazione. Però a fronte a questi scenari, questo sistema offre delle potenzialità, secondo me, delle possibilità che stanno poi tutte nelle mani della capacità dell'ente pubblico di sfruttarle fondamentalmente, altrimenti diventa un discorso da solo. Io ho visto nell'esperienza che ho visto delle agenzie per il territorio, delle ATER, efficaci, in grado di gestire rapporti con queste istituzioni e quindi di produrre risultati positivi. Quelli che possono essere risultati positivi è che c'è un apporto, una domanda, ci sarà una domanda ora di spazi di integrazione, spazi sociali e cose di questo genere. Questi sono in grado di fornire, cioè, una progettazione di coesione sociale, se integrata con altri tipi di interventi. Sono anche in grado di articolare in modo diverso la tradizionale esperienza dell'edilizia residenziale pubblica, che conosciamo, si muove attraverso, prima c'è il finanziamento, poi c'è il quadro economico e poi c'è tutta una procedura che è stata dimostrata, è un po' lenta e complessa. Ci sono delle opportunità che in questo momento, visto che stiamo parlando di scenari, andrebbero individuate. Io vedo che su un patrimonio o comunale o gli istituti autonomi e case popolari, fondazioni si sono mosse per poter articolare dei servizi anche sul patrimonio inutilizzato o vuoto e sparpagliato nei centri storici. Ci sono esperienze di collaborazioni con le fondazioni e con gli enti pubblici per poter fare servizi all'abitare, che non è solo la costruzione o la manutenzione della casa popolare, ma per esempio servizi per le cosiddette residenze temporanee, che sono quelle residenze che mescolano l'emergenza abitativa dello sfrattato con l'ospitalità di persone che stanno
per un periodo in città e poi se ne vanno via, eccetera, eccetera. Ci sono esperienze in corso su tutta la questione del superbonus. Gli istituti autonomi case popolari sono titolari del credito d'imposta. Che non si riesca a trovare una modalità per cui, che ci sono delle proposte, eccetera, per cui si snoda, trova il nodo per la procedura di appalto pubblico, roba di questo genere, su una cessione del credito, quindi è complesso, è complicata, però questa risorsa esiste fondamentalmente. E così come esistono tutte operazioni che possono essere fatte, qui io ho letto il materiale di Occhio sui grandi patrimoni pubblici, caserme, manufatture o altre operazioni, perché io ho visto che i risultati ci sono. Ci vuole una capacità da parte dell'amministrazione pubblica di governarle queste cose, metterle, se no ovviamente ci sono tutta un'altra serie di problematiche. Concludo che lo scenario che noi abbiamo di fronte è quello che o si riesce a collocare una linea, chiamiamola così, perché non c'è neanche un progetto abitare finalizzato ai finanziamenti europei, ma una linea, un comportamento, una pista d'atterraggio, chiamiamola così, di risorse che possono andare all'abitazione, ai servizi all'abitare, nelle logiche delle caratteristiche europee, oppure sarà piuttosto complicata e piuttosto dura, perché le risorse non ci sono. Mancano, ripeto, risorse pubbliche per chi non riesce ad accedere, e però la potenzialità di risorse private di questo genere può essere meglio sfruttata per quanto riguarda, quindi, come è stato fatto fino adesso. Franco, ti ringrazio. E adesso chiedo alla Laura Fregolent, che non vedo ma c'è da qualche parte. Sì, ci sono. Ecco, non ti vedo ma ci sei, va bene. Sì. Ecco, volevo dirti questo, adesso siamo in conclusione, siamo andati un po' lunghi, ma del resto, come dire, un lungo digiuno crea anche una certa fame, una disponibilità di offerta. Dopo di te ci sarà un breve intervento di Nicola Ussardi, che ha un'esperienza, un nostro amico veneziano, che ha un'esperienza concreta di alcune decine di famiglie che hanno trovato una sistemazione, un accordo un po' privatistico con l'ATER per usare delle case vuote. Quindi dopo il tuo intervento vorrei dire a tutti che ci sarà questo documento concreto, vivo, dopodiché credo che chiuderemo, ma eventualmente se avete delle esigenze possiamo scriverci per email, perché diciamo siamo andati un po' lunghi e quindi non so quanti resisteranno ulteriormente però vedo che l'ascolto è rimasto quasi completo. Laura, grazie della pazienza e a te la parola per tirare un po' le somme. Sì, è stato detto molto difficile farla, insomma, però dare l'indirizzo, come si esce, che si fa, ecco, questo a te, grazie. Grazie Franco, grazie dell'invito, grazie anche a Andrea Martini. Io cercherò di essere, anzi sarò sinteticissima, perché moltissime cose sono già state dette. Parto da una considerazione iniziale che faceva Franco Migliorini, e cioè sul fatto che questo non sia più un tema del dibattito. Lo sta diventando, ma è stato a lungo un tema totalmente abbandonato dal dibattito. Beh, la risposta è molto semplice, perché questo paese ha deciso molto tempo fa che della casa non si sarebbe più occupato lo Stato. Franco diceva non basta il mercato, di fatto al mercato si è delegato tutto però, e non ci sono stati interventi significativi sulla casa da parte dello Stato da molti decenni. Ora devo dire che c'è una stagione, a parte
i riferimenti ai quali facevano riferimento chi è intervenuto prima di me, ma ci sono anche alcune significative risorse che derivano da provvedimenti specifici, penso al decreto semplificazione, per alcuni aspetti anche il decreto rilancio, ma soprattutto il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, che danno risorse agli enti pubblici e danno risorse agli enti proprietari di casa pubblica, però non sono interventi strutturali sul tema casa, sono, come dire, risorse che noi possiamo utilizzare, che gli enti, se veloci, capaci di costruire progettualità, possono utilizzare anche in funzione della riqualificazione del patrimonio pubblico, ma non sono interventi strutturali per la casa. Questo bisogna dirlo anche in maniera molto chiara. La casa però costituisce, e questo è evidente da tutti i ragionamenti che sono stati fatti prima del mio, costituisce un tema strategico. E lo è per questa città in particolare, lo è in questo momento di grande difficoltà nel quale la casa è diventata tutto per noi, dal nostro spazio pubblico al nostro spazio privato. Rispetto a Venezia, Orazio Alberti ha dato moltissimi dati sulla casa pubblica, quindi non mi soffermo, però voglio solo fare una riflessione rispetto a quei numeri. Ora, la consistenza del patrimonio di case pubbliche veneziane è di circa 11.000, quasi 12.000 unità, no? Metà sono ATER, metà sono comune come proprietà. Il che rappresenta l'8% del patrimonio complessivo, che se ci aggiungiamo il patrimonio della Curia, vi ricordo che la Curia non lo possiamo considerare ovviamente patrimonio pubblico, ma sono comunque case date in locazione a canone sociale, ebbene arriviamo al 9%. Questo vuol dire che Venezia si pone dal punto di vista della percentuale del patrimonio pubblico come le grandi città italiane. Stiamo parlando di una media nazionale che è intorno al 4%. Città come Milano sono sull'8%. Cioè, voglio dire, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Venezia è di tutto rispetto. Ma questo, al di là della quantità, ha un valore fondamentale perché pone l'operatore pubblico nella possibilità di intervenire, nella possibilità di costruire politiche, appunto, ne parlava Paolo Russo prima, di costruire politiche per la casa specifiche, ma anche politiche urbane, perché quando hai una consistenza di patrimonio, certo non lo devi svendere, non lo devi svendere, lo devi tenere, lo devi riqualificare, lo mostrava molto bene Orazio Alberti prima, no? Cioè si vende per poche lire e quei soldi non ti bastano per ricomprare nient'altro, per ricostruire nient'altro, no? Quindi attenzione anche alle operazioni di svendita di quello che è il patrimonio pubblico. Qui serve un investimento massiccio. Una seconda questione che, visto che Franco Migliorini mi ha detto che devo fare una sintesi, ma che mi devo proiettare sulle politiche, no? Allora, una seconda questione che è entrata nei vostri interventi, ma sulla quale mi sembra che sia il caso di puntualizzare per arrivare anche alla conclusione, è che la popolazione è profondamente mutato il numero delle famiglie, dinamiche di tipo demografico sono profondamente mutate nell'arco di qualche decennio. Il numero delle famiglie, molto banalmente, cresce molto di più di quanto non cresca la popolazione. Questo impone una domanda molto maggiore di case rispetto a quella che poteva essere la domanda degli anni 70. Inoltre, questa popolazione è molto, lo dicevano sempre Giacomo Salerno e Paolo Russo nel loro articolo,
Inoltre questa popolazione è molto diversa, è molto più mobile, molto più articolata, esprime sostanzialmente una domanda di abitare che è molto diversa, molto più articolata rispetto a quello che poteva essere la domanda classica che ha trovato risposta nel mercato tradizionale e nel mercato dell'edilizia residenziale pubblica, così come ci viene restituita all'oggi, costruita decenni fa e come ci viene restituita all'oggi. Ora, una politica per la casa, ma appunto una politica urbana, una politica per la casa è una politica per la città nel suo complesso, perché non è una politica che risolve una questione o un problema, ma è una politica che interviene su un intero sistema urbano. Inoltre, la politica per la casa deve essere trattata come una vera e propria politica di welfare. Con questo non voglio dire che l'edilizia residenziale pubblica risolve tutto, assolutamente no. Continuare a lavorare sul patrimonio pubblico e sull'edilizia residenziale pubblica è fondamentale perché c'è una fascia del disagio che non può trovare risposta se non lì, ma sicuramente anche l'intervento pubblico ha bisogno di una risignificazione rispetto appunto a questa domanda espressa dalla popolazione, che è una domanda molto diversa e molto mutata. Cioè, noi rispondiamo a un fenomeno che è in parte nuovo o che in parte si manifesta in maniera nuova con degli strumenti che sono obsoleti, che sono degli strumenti che appartengono a un altro momento storico. Quello che serve, e lo ripeto, è un intervento strutturale. Per questo servono fondi. Abbiamo visto i fondi del comune, il comune ha risorse limitate, poi su questo possiamo anche pensare, dire che dovrebbero esserci maggiori investimenti. No, non voglio entrare in questo. Dico che sicuramente servono più risorse. Qui serve un intervento strutturale, però, da parte dello Stato. Cioè, non bastano, secondo me, i PINQUA. Il PINQUA va benissimo, fantastico, utilissimo, dobbiamo riqualificare le città, i quartieri, eccetera. Però le risposte da parte degli enti pubblici sui PINQUA non mi risulta che saranno moltissime, no? Quindi stiamo a vedere, e soprattutto stiamo a vedere se intervengono sull'edilizia residenziale pubblica. Paolo Russo citava la stagione Cacciari, no? E i suoi 5.000 alloggi per Venezia. Ecco, diciamo che serve un qualcosa di simile, serve un progetto per la città e una politica specifica rivolta all'abitare. Un'ultima questione, una politica per l'affitto, perché noi di affitto abbiamo parlato, l'affitto, B&B, eccetera, no? Ma noi siamo un paese di piccoli proprietari. Questo incide moltissimo sul fatto che ci sia una immobilizzazione molto forte del capitale abitativo, dello stock residenziale. Sicuramente possiamo, sempre pensando a politiche, trovare anche delle forme. Ci sono esperienze in giro per l'Europa, faceva riferimento, mi pare, Franco all'inizio, anche in Italia, di abitare inclusivo, di abitare collaborativo. Sono esperienze molto interessanti che vanno sicuramente potenziate, ma che coprono piccoli numeri, non sono esperienze che risolvono il problema, sono esperienze interessanti che danno anche, come dire, che hanno un portato culturale anche molto innovativo, ma che non sono solutive. Concludo ponendovi una domanda. Tutto questo sarà sufficiente? Cioè, se facciamo tutto questo sarà sufficiente? Ora, io ripeto, ritengo che intervenire sulla casa sia strategico, fondamentale e ci sia anche una dimensione etica nell'intervento sulla casa. Ma bisogna anche pensare a un'alternativa, ad un'economia che è un'economia che trascina, questo ce l'ha fatto vedere molto bene Giacomo, no? Cioè, è un'economia turistica, trascina tutto. Quindi o abbiamo un'alternativa e costruiamo un'alternativa anche in quel senso, altrimenti non lo so se intervenire sulla casa in maniera precisa, puntuale e trattandola come un argomento strategico sia sufficiente.
Spero di sì, ma non credo che sarà sufficiente. Spero di essere stata veloce e sintetica e grazie ancora. Sì, Laura, grazie a te che hai avuto la pazienza di riunire anche i temi molteplici che sono stati lasciati, ma comunque questa è una cosa interessante dal punto di vista dell'aggiornamento della politica a casa, perché effettivamente non se ne parla più come se il problema non esistesse, mentre esiste e come. Io adesso, ecco qua, vedo Nicola, io vorrei dare a Nicola la parola per questa sua testimonianza di un'esperienza concreta in cui un gruppo di famiglie ha trovato il modo di interloquire con l'ATER, se non sbaglio, per risolvere un problema abitativo delle loro famiglie, ma in qualche maniera per risolvere anche un problema della mancanza di case che restavano ferme lì, come diceva prima Orazio. Allora, Nicola, a te in modo sintetico, perché credo ci sia ormai un po' di saturazione nell'uditorio, però era interessante capire questa esperienza veneziana, perché è un'esperienza proprio nata dal basso. Allora, Nicola, sì, hai la parola. Io intanto rispondo subito a Laura, che ringrazio tra l'altro, per cercherò di essere più stringente, più stretto possibile anche nei tempi, perché mi sto arricchendo molto anche con il seminario al CERV che c'è stato nel 2018, insomma, dove ha espresso bene moltissime delle cose che noi diciamo, scusate i gatti, e la cosa, e rispondo subito a lei alla domanda, basterà? Assolutamente no. Basterà quello che stiamo facendo sulla casa? No. E parto con un punto che volevo tenere dopo. Noi stiamo andando verso, perché bisogna anche dirsi le cose come stanno, una primavera di macelleria sociale inimmaginabile, soprattutto sulla casa. E per cui siamo già in ritardo, siamo già oltre i tempi consentiti. E la provocazione anche che lancio è che paradossalmente, in tutto questo silenzio istituzionale, dove la sinistra e alcuni consiglieri utilizzano dei riferimenti ai fondi, dei canoni di locazione, le agenzie per la locazione, le agenzie sociali che fanno parte, rispondo anche a Landini che si chiedeva se c'era un piano casa. In Italia sì, c'è un piano casa che si chiama Renzi-Lupi, una delle ultime cose simpatiche che ci ha fatto il Guascone, il Giullare, di lui non potremmo dire allegramente, come si dice, qualcun altro ha fatto anche cose belle, lui ha proprio distrutto il tessuto sociale della sinistra proponendo un piano casa liberticida, dove di fatto vengono create queste agenzie sociali che permettono la transizione del pubblico verso il privato. Cioè una missione che l'intervento sul pubblico in Italia costa talmente tanto, stringo chiaramente, che non ha più senso intervenire lì. Meglio aiutare i padroni, che nella città di Venezia sono quelli che hanno svenduto fino a ieri la città il rendiconto per la rendita turistica, dargli una mano in modo tale che un domani possano essere così buoni da affittare i residenti. In realtà, lo dice il giornale stesso, tutti sanno, tutti vorranno tornare al modello precedente e nessuno affitterà a residenti. Per cui diamoci, secondo me, io adesso mi presenterò, chiaramente la nostra idea di rivoluzione è vero che deve tener conto di tutti i comparti riguardanti la casa in questa città, ma è anche vero che da qualche parte bisogna partire. E dare un'indicazione forte verso la casa pubblica credo che sia un atto dovuto, un atto doveroso. E scusa Franco se un po' salto la tua scaletta, ma avevo bisogno appunto di collegarmi anche ad alcune cose che diceva Laura. E lei giustamente parla dell'8-9%, siamo vicino alla media nazionale. Ecco, mi sono tirato fuori dei dati riguardo i progetti regionali, dei comuni, delle regioni, riguardo al recupero degli alloggi sfitti. Nel 2019 sono stati prodotti 5.400 progetti per il recupero di parchi case pubbliche. Di questi, il Veneto ne ha proposti 211, cioè il 3,79
della percentuale del 3% sul nazionale. Regioni come l'Emilia Romagna o la Toscana, allora anche qua si vede perché parlare di casa farebbe bene alla sinistra e dovrebbe parlare di casa pubblica. La Toscana e l'Emilia Romagna presentano il 12-13%. Di questi 211 progetti che il Veneto ha approvato per il recupero di parchi pubblici, 185, cioè l'88%, non ha avuto, non ha fatto assegnare nessun alloggio, mentre solo il 12% almeno un alloggio. Cioè, questo significa che è proprio un problema del Veneto, su cui dovremmo anche intervenire dal punto di vista regionale, su cosa si vuole fare in questa regione, cioè cementificare e costruire anche nuovi baracconi che dicono che siano per l'edilizia, abbandonando tutto quello che è esistente. Torniamo a noi. Allora, sì, forse ci siamo capiti male, Franco, noi non è che con l'Atter abbiamo una convenzione, noi siamo l'Assemblea Sociale per la Casa e dal 1998, no, anche a scanso di equivoci per chi magari ci segue, perché sennò magari associano il mio nome all'ente più nemico del mondo, su cui tra l'altro qualche giorno fa c'è un'intervista comunque di Vice, dove io segnalo il degrado di una palazzina abbandonata. Guarda caso oggi sono andati un po' a mettere un po' di stucco e pittura, per cui sono molto attenti questi dell'ente edilizia residenziale pubblica. Torniamo a noi di nuovo, scusate, cercavo di essere ancora più conciso. Dal 98 abbiamo occupato 70 appartamenti. E questo nostro modo di fare politica è un po' l'osservazione della natura, che però fa sì che di equiparare i dati che gli studiosi comunque mettono sul tavolo. Abbiamo occupato 70 case inassegnabili, per cui 70 case abbandonate e sfitte da almeno 3, 4, 5, a volte anche 20 anni, per cui abbiamo fatto al loro interno un lavoro di autorecupero, per cui quello che vi sto raccontando è anche la nostra proposta, cioè quello che vi sto raccontando è quello che noi vorremmo fare su larga scala, perché è una delle soluzioni, una delle, però bisogna partire da qualcuna. Abbiamo occupato 70 case su tutto il territorio comunale, per cui Venezia e Marghera. Non dimentichiamoci, al convegno del CERV solo Venezia perdeva abitanti, adesso anche Mestre e Marghera perdono abitanti. E vi faccio un piccolo esempio: un mio giocatore che si laurea a UAP diventa residente, si specializza sulle stampanti 3D, trova lavoro a Mestre, vorrebbe prendersi casa, ma chiaramente con i prezzi che ci sono anche a Mestre, cosa fa? Trova la ragazza di Padova e va a Padova. Abbiamo perso un residente che poteva essere un residente di Mestre, ma che aveva fatto il sogno dei nuovi cittadini, cioè quelli che vengono a studiare e si laureano, restano, diventano veneziani, ma che purtroppo non hanno risposte. Per cui ritorniamo, scusate se faccio spizzichi e bocconi, e occupiamo case di diversa metratura libera in tutta la città, molto con un'attività molto spreading, per cui diamo risposte a tutte quelle categorie di persone che non possono entrare nei bandi ERP, ma non possono nemmeno permettersi un affitto privato. Per cui noi agiamo già autorecuperando e riqualificando i quartieri, ma dando voce a tutte quelle categorie di persone che rappresentano il cortocircuito di questa città. Cioè questa città, qui lancio l'ennesima provocazione, ha ragionato troppo spesso per compartimenti stagni, ed è vero che ci vuole una visione d'insieme, cioè ha ragionato sul fatto del cittadino affinché morte non ci separi, e infatti una volta il conflitto con gli studenti che qualcuno aveva tirato fuori poco fa, non ricordo chi, è vero, no? Cioè, il veneziano vedeva di malocchio gli studenti, che invece adesso sono fruitori, sono residenti, noi li chiamiamo residenti fantasma. Perché? Perché sono cittadini a tutti gli effetti di questa città, vivono, consumano, producono, mangiano, muovono l'economia, ma non hanno diritto alla residenza. Questo perché proprio i padroni di casa su cui si vorrebbe aiutare per anni hanno chiaramente posto il veto su una possibile richiesta di rivendicazione del diritto di
decidere nella città in cui vivono, perché dare la residenza, perché è vero che Venezia ha un problema, scusate, di casa, ma il problema più grosso è il problema della residenzialità. Il problema più grosso è che questa città si sta svuotando di residenti, perché i residenti sono pericolosi allo status quo di questa amministrazione e di tutte di quelle amministrazioni che puntano su altre forme di rendita, perché parliamo della casa, in questo caso, come se l'ha detto prima, ormai è diventata una fonte di rendita. Perché intervenire sul pubblico? Perché sul privato è molto molto difficile. È molto difficile convincere una persona di affittare un appartamento a un terzo, magari quello che l'aveva affittato per i turisti, perché il mercato è libero. Noi non abbiamo questa ambizione. Noi abbiamo l'ambizione di dare un guanto di sfida al privato. Cioè, qual è il nostro progetto? Quello che stiamo già facendo. Cooperative di autorecupero che recuperino alloggi sfitti di proprietà chiaramente pubblica e le destinino anche, e questa è l'estrema rivoluzione che vorrebbe differenziarci da tutte le esperienze di autorecupero. Le altre esperienze di autorecupero funzionano che una cooperativa di cittadini già residenti recupera degli alloggi all'interno del comune dismessi, fatiscenti, eccetera, eccetera. No, però sono già residenti. Noi vorremmo lanciare il guanto di sfida al privato, cioè l'esatto opposto che vorrebbe traghettare l'inquilino pubblico verso il privato. Noi vorremmo far sì che tutta quella gente che viene a vivere in questa città, e dopo dovremmo anche immaginarci delle fonti, cioè creare anche una class action da questo punto di vista, vorrebbero venire in questa città, abbiano la possibilità di pagare un giusto prezzo. Tutte le esperienze di autorecupero, vado sempre a taglio perché altrimenti però magari vi do i dati, parlano tutte di un affitto, perché il problema, come diceva Laura, è anche l'affitto, che va dai 200 ai 300 euro mensili, che non sono i 60 euro di elemosina degli attuali affitti ERP, per cui l'ERP si trincera dietro al non recuperare gli alloggi perché non hanno abbastanza sufficienti fondi dagli affitti. Perfetto. Noi diciamo che recuperando 50 case a 200 euro al mese viene fuori la cifra di 120.000 euro annui di affitti. Per cui se si innesca, ma bisogna avere la volontà politica per poter adire e avvicinarsi a queste progettualità che, ripeto, nel dibattito del CERV si parlava del caso Cortina di autocostruzione, molto molto pertinente, insomma, vicino anche alle possibilità che darebbe questa città. Noi parliamo di autorecupero. Noi parliamo di autorecupero che in giro per l'Italia ha esperienze ovunque. Sono state molte le esperienze che hanno riscattato le posizioni magari di movimenti che occupavano e rivendicavano gli spazi, sono altrettante quelle che vengono inserite come una pratica normalissima. La regione Toscana ha stanziato 3 milioni di euro, mi sembra, cioè, adesso vado anche perché sto facendo anche una formazione su questo. Ci sono delle pratiche che sono civili, no, nel dare la possibilità a tutte queste categorie di persone invisibili che in questa città diventerebbero rivoluzionarie, perché sono quelle che appunto non entrano né nell'ERP né nel mercato privato, a diventare residenti. Cioè, se noi recuperassimo, appunto, lancio la cifra che dalla PUP aveva lanciato per il caso, l'esempio Cortina, no? 1000 case in ristrutturazione sono almeno 3000 abitanti in più. Questo non vuol dire che ci dimentichiamo dell'edilizia residenziale pubblica. Quelle case restano pubbliche, vengono date con una convenzione tra comune e ATE. Bisogna, chiaramente, sogniamo con questa amministrazione di proporre un dialogo del genere, ma è anche giusto determinare la linea e porli spalle al muro con le esperienze che abbiamo, con gli strumenti legali che ci sono anche e con tutte quelle, diciamo, specificità che farebbero di Venezia l'eccellenza in questo recupero
del tessuto cittadino, residenziale, perché, ripeto, il problema è sempre quel cortocircuito dove ci sono migliaia di abitanti fantasma che non sono residenti, per una serie di politiche, li chiamiamo le liberticide del mercato privato, perché il padrone di casa non affitta a residenti, sono un pericolo, perché la parola stessa lo dice, voglio risiedere. Per cui è chiaro che la visione d'insieme dovrebbe prevedere tutta una serie di strategie atte sia a arginare il problema chiaramente della affittanza turistica. Mi viene in mente una stupidaggine, perché lo stanno facendo in tutta Europa. Bisogna obbligare che le... A me non interessa quante ce ne sono, però se affittano 2 mesi all'anno ciascuna, sono già più contento che siano aperte tutto l'anno. Okay? Per cui 2 mesi a affittanza turistica sono una rendita che può diventare anche accettabile, no? Come hanno fatto, mi sembra, il caso di Amsterdam o altre città europee, hanno posto delle limitazioni. Ma contemporaneamente dobbiamo trovare delle risposte per il parco pubblico. Venezia non è estendibile, cioè quella è finita, per cui è un contenitore. È chiaro che se aumentano gli abitanti, i residenti, diminuiscono, cioè non possono starci contemporaneamente, se no si collassa. Dal punto di vista economico cosa comporta, cosa porta 3.000 abitanti in più? Porta attività commerciali non legate al turista. Mi ricordo un piccolo pezzetto, no, che si parlava degli studenti che anche loro mangiano il panino, e sarebbe chiaramente molto più bello che con un affitto controllato, un canone calmierato, chiamiamolo come vogliamo, il panino, invece che andarselo a prendere al Conad surgelato perché non hanno soldi, lo investissero in un'attività del panificio sotto casa, che per cui è tutta una concatenazione di nuova economia e la possibilità di aprire anche altre attività legati ai nuovi cittadini, che sono appunto tutti, io ho citato gli studenti, ma ci sono i laureandi, ci sono i masterizzandi, e tutte persone che non sono obbligate a vivere in questa città finché morte non li separi, ma che nel periodo in cui abitano in questa città ne siano residenti. Venezia è diventata così. Allora, Venezia è così. Non potremo più avere la città, non siamo conigli, non possiamo moltiplicarci tra di noi. Noi dobbiamo dare cittadinanza a tutte quelle nuove forme che non sono riconosciute, ma che hanno un ciclo continuo, che stanno 5, 10, 15 anni, non ci interessa, ma in quel periodo devono avere il lavoro, devono essere residenti e devono avere il diritto di decidere le sorti della loro città. In tutela, in piena autonomia e tutela, come sono tutti gli altri residenti. Per cui è chiaro che bisogna indirizzare quel tipo di discorso. Per quanto riguarda le politiche cittadine, vi faccio un esempio, perché dopo noi viviamo, noi i numeri li elaboriamo, li estrapoliamo dalla nostra osservazione della natura. Per cui chiama una ragazza, chiaramente che resterà anonima, che è dentro una casata, ma chiaramente vive con un compagno che non è proprio il massimo dei compagni. Allora lei fa domanda per avere alloggio, ma non può, perché è dentro lo stato famiglia con il marito. Per cui non c'è neanche la risposta in un periodo in cui le donne dovrebbero essere quantomeno un pochino più tutelate. Non c'è posto neanche per loro. Allora, la velocizzazione, la non vetustità di nuove bandi, perché i bandi funzionano ancora, le case che noi occupiamo, quelle che dove anche io abito, sono modello fordista, no? Cioè sono quelle case che sono state pensate quando l'operaio lavorava 8 ore, tornava a casa 8 ore, altre 8 ore dormiva. La cucina è molto grande perché era il contenitore il contenitore familiare dove ci si passava più tempo tutti assieme. Purtroppo queste case, che adesso andrebbero bene per un sacco di esperienze nuove, rispondono a un modello, diciamo, della società ancora di quel tempo. Cioè i criteri dei bandi non sono assolutamente rinnovati,
rispondono a una fotografia di una storia che non ha niente a che vedere con la storia attuale. Bisogna svecchiare, bisogna spingere allo svecchiamento di quel tipo di processo per cui uno ha una casa, altrimenti tutte le nuove forme di cittadinanza non potranno mai ambire. Allora, è chiaro che la proposta è una sorta di rottura con gli schemi, perché altrimenti le rivoluzioni non sono mai successe con solo, non fraintendetemi, però solo con la lettura dei dati e della situazione, a cui appunto siamo arrivati anche arricchiti dal lavoro che dei professionisti hanno fatto sulla ricerca. Ma le rivoluzioni si fanno provando a scardinare lo status quo del momento. Per cui dopo è chiaro che un discorso casa non può prescindere da un discorso lavoro, perché la casa è una fonte di reddito indiretto. Cioè è ovvio che se io devo pagare 1.000 euro di affitto, devo per forza avere un reddito di 3.000 euro, mettiamoci così. Se ne pago un po' meno, vuol dire che posso lavorare un po' meno, per cui anche la filiera della schiavitù dal lavoro posso anche gestirmela in maniera un pochino più umana, in modo tale da organizzare il mio tempo e dedicarlo ad altre cose. E tra le altre cose, cioè, c'è anche un problema grossissimo, e nonostante sia stato rinviato, fra un po' esploderà la bolla che vi avevo accennato all'inizio, c'è il problema degli sfratti. C'è il problema degli sfratti a cui immaginiamo che nessuno riuscirà a dare un argine per poter, è chiaro, cioè, e non saremo di certo noi, scusate la franchezza in diretta, a fermare le famiglie che proveranno a entrare in un appartamento vuoto, perché è anche comprensibile questa cosa qui. È chiaramente comprensibile l'emergenza abitativa che da qui in poi, e immagino marzo-aprile, colpirà questa città. Per cui sono stato un po' confusionario, ma chiaramente i tempi sono stretti. Io credo che dare una direzione, cioè esprimere massa critica e comunque provare a dire facciamo prima delle cose che altri, sia quantomeno l'inizio per avere un ordine mentale su come affrontare il problema a casa. Io la proprietà privata per ora non riesco a sconfiggerla, ma almeno gli lancio un guanto di sfida, perché se ho un quadro posso metterlo anche all'asta a 1 miliardo di euro, che nessuno potrà mai dire, cioè quelli sono cavoli del collezionista, no? Però la casa, che è diventata fonte di rendita, deve essere assolutamente, è un punto su cui noi dovremmo concentrarci umanamente per fare sì che ci sia quantomeno un passo indietro. Io non dico di tornare all'equo canone, ma magari. Ok. Grazie, scusate. Dove sei? Sei spalcolato? Sì, bene. Sono. Grazie, ma Nicola. In un minuto secco, che non sono riuscita a dirla prima chiudendo. Non vedo chi parla. Sono Giacomo Salerno. Ah, Giacomo, scusa. Un minuto proprio, perché abbiamo fatto tardissimo, mi rendo conto. Sì. No, allora, sono uscite tantissime cose. Il problema a casa si affronta da 1.000 punti di vista. C'è la questione del patrimonio pubblico, c'è la questione dell'autorecupero, c'è la questione del social housing. Ce ne sono 1.000 di cose. E sugli interventi, però, sul patrimonio privato, non si fanno solo, come viene proposto in giro, mettendoci anche dei soldi pubblici, ossia non si fanno solo dando più garanzie ai proprietari, come si dice. Bisogna regolamentare. Allora, se è vero che la casa tramite le piattaforme è diventato un elemento di finanziarizzazione in cui fanno speculazione, rendita, investimenti, bisogna riuscire a regolamentare quel mercato. L'Italia è l'unico paese che non ha una legislazione in Europa sul tema delle locazioni breve. Quello che hanno inserito adesso nella legge di bilancio a dicembre dei 4 appartamenti di proprietà come criterio di definizione dell'imprenditorialità, che poi l'unica differenza è che cambia il regime fiscale, è una cosa francamente ridicola. Bisogna intervenire, e ci sono gli strumenti, perché la cornice costituzionale, la cornice europea, anche la cornice degli strumenti urbanistici, se ci fosse
ovviamente una volontà politica di andare in quella direzione permetterebbe di intervenire in parte su quella cosa. Perché se noi non rendiamo meno conveniente, non rendendo più conveniente affittare i residenti, facendo qualche favore ai proprietari, ma se non rendiamo meno conveniente fare speculazione sulla locazione turistica, producendo un danno sistemico a tutta la città e al suo sistema vitale, noi da quella roba lì non ne usciamo, perché tutto quel famoso, quella famosa fetta di persone che non hanno i requisiti per l'ERP o per il patrimonio pubblico e che non possono permettersi dei prezzi drogati dal mercato del turismo, noi quelle persone non le riusciamo a prendere. Tant'è che adesso i proprietari stanno solo aspettando che tornino le vacche grasse. Lo provano i contratti transitori, lo provano l'entusiasmo con cui anche un'iniziativa meritoria come quella che hanno preso le università ultimamente di favorire in qualche modo una conversione di appartamenti turistici in appartamenti per studenti, dal punto di vista dei proprietari l'anno prossimo si torna esattamente al gioco di prima. Allora bisogna regolamentare con un limite temporale, con l'acquisizione di licenze, e correndere responsabili le piattaforme per quello che pubblicano in quanto agenzie di intermediazione immobiliare e agenzie di viaggi contemporaneamente. Si possono fare queste cose, magari ci sarà qualche ricorso al TAR a un certo punto, ma se si vuole fare una campagna politica e non solo appunto analizzare la realtà come veniva detto, quello è uno degli elementi fondamentali, e i movimenti urbani sulla turistificazione da Barcellona ma anche in Italia si stanno ponendo questo problema, ed è un problema rilevante riuscire a diciamo tagliare le gambe a quella fetta che nel privato sta riuscendo a fare affari milionari, e che non possiamo sperare che sia solo la mano invisibile del mercato che si autoregola, perché adesso c'è la pandemia e quindi devono affittare i residenti. Non lo faranno se non ci rendiamo conto che dobbiamo normare quel settore, e queste sono cose che dovrebbero far parte secondo me delle rivendicazioni dei movimenti civici, politici, eccetera. In parte lo fanno, ma devono guadagnare centralità, perché altrimenti noi perdiamo un'occasione che non si ripresenterà, e soprattutto ci ritroviamo con armi spuntate, perché abbiamo detto il tema della casa è complesso, ha mille sfaccettature, ma questa è la cosa che adesso ci sta fregando più di altre che conosciamo già da tempo e su cui comunque bisogna intervenire. Scusate che non eravamo riusciti a dire alla fine le prospettive di policy che un po' scrivevamo nell'articolo, un po' che dicono tante altre persone, un po' che anche Ocio ha provato a pubblicare sul caso veneziano, e quindi per tornare coi piedi per terra volevo anche chiudere offrendo questa cosa qui. Grazie. Aggiungo in coda a questo che un anno fa esattamente la Commissione UNESCO a Venezia ha incontrato il Comune per fare l'aggiornamento del rapporto sul sito UNESCO di Venezia, e sul tema casa gli è stato detto dal Comune: ma guardate, noi non possiamo fare assolutamente niente. La risposta di UNESCO, che non è una, ha detto: beh, siete gli unici in Europa, cioè tutti gli altri fanno, qui no. Va bene, allora io ringrazio tutti, è stato ricco, interessante, è solo l'inizio ovviamente, perché finora sono parole, vediamo se con le parole si spostano anche i fatti, e se sarà necessario magari ci risentiamo su cose più specifiche, perché bisogna portare gli esempi là dove funziona quello che si può fare. Grazie ancora a tutti quanti, non vi cito per nome perché ormai tutti vi conoscono, e buon lavoro, buona prosecuzione, buone ricerche e buone esperienze. Ciao a tutti e buona ciao serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.